senso prima. È un po' alta, ma si vede che le ventole, per essere più silenziose, girano più piano. Lì, se vuoi farla stare più fresca, dovresti scaricare MSI Afterburner e gli puoi impostare a mano la rotazione delle ventole, quindi comunque gliele puoi mettere già più alte, quindi vedrai che ti tiene la temperatura più bassa. Va bene? Va bene, ma non c'è la musica. Di nulla, a presto. Ciao, 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 ciao. Allora, eccoci qua, siamo tornati. Allora, saluta, saluta. Ciao, ciao ragazzi. Che è un po' bassa, forse, è un po' verso l'alto. Bene, bene, bene. Siamo partiti. Allora, live del venerdì qui dal negozio, da EasyFix. Quindi comunque una live molto più tecnica. Intanto ringraziamo Titino, Titino, Ninino. Non leggo bene, non leggo bene perché abbiamo dezoomato, è diventata più piccola, te ci vedi proprio. Intanto per il sub, grazie per il Twitch Prime che ci hai messo. Grazie. E intanto ben pomeriggio a tutti quanti. Salutiamo Kira, salutiamo Pollina, Pollina o Pollina, insomma come lo vogliamo chiamare, Adrian e insomma tutti quanti, Adrian, quelli che ci stanno seguendo. Alessio, man mano sicuramente Alessio, c'è anche, sì, che non lo leggo, sì, sì, Alessio Fiorentini c'è, sì, è la scritta URC blu, perché è giallo, URC c'è, sta giallo, sì. Poi chi c'è sta? Intanto anche tutti i ragazzi di YouTube, che adesso Fabio, perché non leggo la chat perché sta smanettando ancora con la chat. Ecco qua. Allora, oh, finalmente leggo tutti. Intanto ciao Lele, ciao Kiris, ciao Blazer, ciao Mattia, ciao Andrea De Gregorio, ciao Albertolino, Lino, Alberto, Albertino, insomma. E insomma, saluti a tutti quanti, bentornati, bentornato a Fabio qui su questi schermi, che è tornato, e raccontaci, sano, quasi sano. Raccontaci come sono andati questi 4 giorni di neve. Questi 4 giorni di neve sono andati, che innanzitutto tu dirai, ma è scontato, però ho scoperto che sulla neve in realtà non senti freddo, perché è un freddo secco. È freddo secco, è una e bella sudi cosa. Pure. Sudi come un caimano. Sì, è vero, sudi. Sudi una cifra, però in realtà c'hai caldo sotto, ma sopra non senti, capito, non lo senti. No, non, non è come quando stai fermo all'agghiaccio. No, specialmente se non c'è vento. E niente, io calcolo, partendo totalmente da zero, quindi prima volta esci ai piedi, proprio neofita starter pack, esatto, da zero. Poi sono arrivato, senti, non l'ho mai fatto. Bene. E niente, ho fatto 4 lezioni col maestro insieme alla moglie, siamo partiti da zero totale. E poi mi fa strano quando qualcuno mi urla. Immagino qualcuno mi spiega una cosa e ti dice fai questo, lo fai, e comincia a fare no perché te l'ho detto. Senti, lo dico subito, così poi questo, non andiamo. Poi di sapere questo, il mio maestro Gianluca era bipolare, perché lui era molto no perché te l'ho detto, visto prima l'hai fatto, quindi lo sai fare, allora adesso però papà, scusa, hai ragione, sto urlando. Comunque andava bene. È come te questo, come te questo. Ma no, va bene. No, perché tu non, non benissimo, bene, non benissimo, però va bene. Scusa, sto urlando, non ti preoccupare. Poi dopo 5 minuti, ah, allora non è possibile perché qua così qua. Allora pure tu lì. Mi moglie è troppo bella, mi moglie tu la guardi. Tu immagina la Barbie, che lei faceva tutto. Però tu immagina Barbie, mettisci, hai visto come sta così, sì, no? Sì, sì, così sì, dritta. Capisci? Lei però il percorso lo faceva tutto, però. Sì, però è come quando ti faccio fare esame di guida, tu lo fai perfetto, però la donna poi non ci mette del suo, rimane lì statica, quindi scierà sempre così. Credo. È brutto, ma è così. Beh, insomma, un pochettino col culo appizzato, sì, le gambe dritte. Poi è bello che poi dopo tu magari andai bello spedito, no, ti allungavi, lei ti passa a fianco. Chat YouTube non si vede, dicono intanto. Fixa, va. Così. Bene. Allora, abbiamo visto il Fabio delle Nevi. Allora, bella a tutti, il maestro era Ian. No, allora, Ian è il presidente, io sono il maestro. Era così ieri, poi no, Pollina ha fatto un macello, si scambia, vero? Altro PC alla carbonara, mettete like, siamo 76 spettatori, infatti solo 22, quindi solo quei pochi hanno messo il like, i privilegiati hanno messo il like. Vi volevo dire che per chi mette like c'è un buono sconto del 50% su una lista speciale che stiamo per lanciare. Quindi forza sotto con i like, è un fake ragazzi, almeno mettete like, bastardi. Ragazzi, siamo allora, siete con la fibra o col 4G? Siamo finalmente con la fibra perché Fabio si è degnato di pagare la bolletta. Dove sta quello nuovo? Non c'è quello nuovo. Morto. Ciao alle game, ciao, ben pomeriggio Wargamer, che adesso si ritrova su YouTube. Di là so Silchetto, ah grande, Giampiero De Lollis, tutto un nome, grande. Cioè Giampiero De Lollis sembra uno che viene dalla famiglia tipo sangue reale, no? Sangue De blu, Lollis. No? Giampiero De Lollis, molto piacere. Poi ti trovi di là su invece su Twitch, oh bella so Silchetto, cioè
Non funziona bene. È bipolare pure lui. È bipolare pure lui. Allora, nella configurazione ti dicono manca la RAM sulla descrizione. Però c'è un banco di RAM da, ve lo faccio vedere, cioè ve lo dico, da 8 giga, 2400 MHz. Nella fretta. Saluto. Anzi, siamo scesi su una serie 1000. Su una serie 1000, sì, sì, ma adesso spieghiamo perché il perché. Perché la serie 1000 non ha ancora colonizzato la fascia bassa del mercato. Perché fino adesso si ferma alla 2060, sotto non c'è niente. Allora, perdonato, l'ho appena tornato. Ma lo Ianna che ci fa in negozio? Lo Ianna è passato in negozio prima della live, poi si è fermato e ha detto, vabbè dai, all'inizio, tanto chiacchieriamo un attimino, almeno vi raccontiamo un attimino anche qualche cosa di ieri sera per chi se lo fosse perso. Non si è accorto nessuno che abbiamo cambiato il coso al tavolo. È vero, abbiamo cambiato dalla gamma in alto a destra, vedete che è diventato un color noctua questo tavolino in questo momento, perché Fabio ha comprato un telo noctua. Proprio originale. Proprio originale noctua, è brandizzato, adesso non si legge. Le tre grazie, esatto. Grazie a tutti. Allora, come il tizio del gioco, esatto, come il tizio del gioco, sì, un po' mascellone. Ben pomeriggio da Milano, ma fate la fiera Romix? Certo che la facciamo, come tutti gli anni, due volte l'anno. Siamo eccolo, attenzione, Nairu86. Nairu86. Sì, mancano 5, Fabio, fai un check. Mancano. Senti, ma perché questa cosa non la spostiamo di più? Al centro dovrebbe stare. Infatti quella così è più carina. Al centro è più grande generalmente, però. Fabio, che ha detto nel messaggio del rinnovo, Fabio ha la pelata tipo leggermente abbronzata. Beh, è stato sua neve, un minimo. Sì, ma una certa mi stavo anche bruciando di però, perché tu da neofita tu vai e dici vabbè, poi io sentivo che pizzica, anche se mai non sto a pesca, perché mi rifletti? Ti dicono, cioè, Fabio, quante volte sei caduto? 7-8 volte. Buone, però non si è rotto niente, no. A parte che si è stirato. No, all'ultima mi sono stirato quadricipite femorale. Mamma mia, che quello si è stirato. Fabio, quante volte? Ok, niente caffè oggi. No, in realtà l'abbiamo preso un attimo fa, che stavamo facendo delle cose, esatto, prima di startare. Poi c'è un problema quando usci. Ci sono dei ragazzini così alti, 3 anni, che arrivano con lo snowboard. Tu dici, porco Giuda, no? E il problema è che tu senti, cominci a sentire da lontano. Poi tu stai lì, ma suona bene, no? Poi. Porco Giuda, e tu fai, ma quando mi ha passato questo? Come il nostro mitico Gerardo Sardina, che dice: io faccio snowboard solo velocità, la grande. Esatto. Ma dove sei snowboard stato? Snowboard è piuttosto, secondo me. Tu che l'hai fatto, sì. Snowboard è piuttosto dove sci, mi sa. Comunque sei obbligato a tenere le gambe unite. No, in realtà sono due stili diversi e ti posso dire, tra i due lo sci è il più tecnico, tra i dei due. Per diventare un bravo sciatore con i sci devi essere più tecnico. Con lo snowboard e la tavola, una volta che hai capito a fare fronte, guarda, a monte, cioè, schiena a monte, visto, scendi. Partendo, eravamo una decina di persone e partivano da zero, una decina con lo snowboard e una decina con gli sci. Io ho visto che alla fine dei giorni che siamo stati là, quelli con lo snowboard l'ho visto tutti più in difficoltà, sì. Perché in 4 giorni secondo me riesce a sciare. No, vabbè, lì in realtà è una cosa di una questione di talento e di paura. Cioè, se sei un po' più portato per stare in equilibrio, riesci, però a fare delle curve. Poi anche perché la tavola che ti danno base è stondeggiata da entrambi i lati. Invece la tavola, quella più pro da snowboard, davanti è tonda e dietro è tagliata, è un po' più stretta pure come tavola, per fare dei tagli più netti quando fai le curve. Lo snowboard, infatti, come dice l'uno, è un po' più facile. Allora, però non l'avrei detto. Invece sì, perché col fatto che tu hai tutte e due le gambe unite su un'unica tavola, non hai la cosa che un piede, se non lo tieni, ti può svirgolare, quindi non riesci a tenere la linea pulita, quindi tendi a perdere il controllo, potresti cadere. La tavola una volta. E tu quant'è che non ce l'hai? Sono anni, saranno 10 anni minimo che non ce vado. Però è come la bicicletta, cioè una volta che ti prendi, una volta che dai due capocciate per terra, lo snowboard da gaming esiste, esatto. Dicono, esiste tutto. Dove sei stato precisamente, che lo Ian ha detto a Pescasseroli, esatto. Pescasseroli, esatto. Io dico le cose giuste. Come sì, si chiama? Poi ho scoperto dopo Pescasseroli essere il posto per chi inizia il peggiore, perché Pescasseroli c'ha tutte piste rosse e nere, ce n'è una sola blu, e quella blu che c'ha è blu tanto per dire che è così. Bene. Infatti là ci sta la leggenda, il maestro mi ha detto l'ultimo giorno, dice, una volta che tu usci qua vai dappertutto. Ho detto meno male, perché mi sono sfondato il sedere a forza di sbatte. Sì, io non ci sono mai andato. Allora, io intanto volevo ricordare a tutti voi che ci state seguendo che ci mancano solamente 6 sub per la nuova emoticon, quindi è un nuovo traguardo. Allora, è pronta neanche quella. No, quella prima la sia, perché Nick è stato male, l'abbiamo detto ieri, quindi non abbiamo potuto finire la cosa. Ma ieri è successa una cosa stranissima. Kronos è entrato, ha donato 5 sub. Ti ha regalato il sub a te, a me, a lui, al Night
Ma io ce l'avevo già, ce l'avevo. Ma io lo stavo per rinnovare, ma adesso io non lo posso mettere al canale perché me l'ha regalato lui. Perché lui l'ha comprato random. E quindi sono affini a me, a te, a lui, al Nightbot. Cioè al bot, non c'era più nessuno a cui regala abbonamenti. Sono stati regalati tutti. C'erano tutti abbonati. Allora, cosa vi costa mettere il like al canale? Deve crescere. Grazie Andrea che ci sponsorizzi. Signor Stefano, io scendo sia con il piede destro che con il sinistro avanti. La mia tavola è solo da free ride. Mazza, Gerardo Sardina sta a un livello molto alto. Io bazzico, insomma. Pochettino, vedremo Fabio sciare pure al Colosseo adesso. Sì, esatto. Non ti allargare. Esatto. Stefano, ti ricordi le temperature della R9 390X? Sì, Alessandro, me ne ricordo. Stavi sui 90 gradi. Hai risolto qualcosa? Maria dice intanto adesso Maria, Fiorentini. Ciao Maria. Ciao Maria. Non c'è, però la salve. Allora, secondo voi 2060 o 2070? Domanda da $1 milione. Secondo te, meglio spendere 400 euro o 700? Cioè, una cosa che c'ha una differenza di costo. 30 contro 430. Vabbè. No, avevo detto due cifre così, però una cosa che costa, insomma, diversa proprio tanto, non è, sai, da 2060 Armor 2060. E in realtà, secondo me, a oggi il prezzo della 2070 dovrebbe calare, perché la differenza tra la 2060 e la 2070 non è così netta come ti fa invece credere il prezzo. Stefano, ti ricordi dell'R9 390X? Leggi sotto, mi ha abbandonato ieri. E capita. Facciamoci due domande. Capita. Stefano, perché non sei andato alle superiori? Io ci sono andato, Lucio. Il problema è che ho trovato chiuso. Sapevo che dicevi sta cosa. A Gessaball. Bravo. C'è andato, regà. In realtà ci andava, ma non entrava. Quindi se tu vai davanti alla scuola e poi non entri. Io pensavo era una cosa tipo The Aura. Una volta che ti avvicini, stai nello spawn, ricevi comunque il grant, l'exp. In realtà non ci sei andato perché dovevi prepararti per fare Super Seducer 4. Esatto, esatto. No, e poi perché ormai stavo a fare i cornetti, quindi non potevo più. Allora, poi la RTX 2060 è scesa di 40 euro. Ora costa 4,20. Dipende sempre dal modello, certo. Naturalmente, poi dicono qual è la migliore RTX secondo voi? Secondo noi è la 2080 Ti Gaming X al momento. Vedremo poi la Lightning Z una volta che esce se sarà migliore della Gaming X. Avete provato il DIS in Full HD? Sì, Blur lo si nota anche in 4K. DLSS, sì, oppure in Quad HD? No, ancora non abbiamo avuto modo di provarlo. Sicuramente adesso che cominciamo a stabilizzarci come nuova postazione su YouTube, dedicheremo appunto il nostro tempo anche a quelle cose. Anche se noi adesso entriamo in un periodo che per noi è sempre molto particolare, cioè manca in realtà il Romix, è dal 4 al 7 aprile, ma a noi inizia 15 giorni prima tra preparativi e tutto, e a questi 15 giorni prima manca meno di un mese, quindi già ci abbiamo da assemblare 6 PC solo per l'area demo. Più dobbiamo rivedere il PC del VR, preparare tutta la roba, prenota il furgone, sistema tutto, volantini, scegli i prodotti, compra prodotti, scarica prodotti, metti a posto prodotti, serializza prodotti. Ci saranno, insomma, un bel po' di cose da fare. Beh, io ho una sorpresa per il Domix, la posso dire? La dico. Allora, oltre al fatto che ovviamente io sarò presente perché devo andare a rompere le scatole a Fabio. Vabbè, questo è scontato, non lo possiamo dire già da adesso. Vabbè, volevi dire di no? Vabbè, non fa niente, felicissimo, lo stesso. Momento silenzio, aspetta. No, appena attimo ho pensato a una scena. Lo so, poi lo diremo. Intanto grazie per il sub. Atomic, grazie Atomic. Ciao. Mesi consecutivi Atomic mi seguiva da Beh, se vede, 4 mesi consecutivi. Ciao Atomic, ciao. Ma non è che su YouTube sono pochi oggi. Grazie. Ma ultimamente pure la settimana scorsa erano in pochi, venerdì scorso non siamo stati tantissimi. Poi solo 40 c'è like, il padre di sfatica. Maria anche. Ciao padre di ciao, Maria. Ciao Over Frank, ciao. Poi allora stavo dicendo la sorpresa. Ah sì, scusami. La sorpresa è che a Romix viene Pollina. Perché me l'ha detto, ha detto adesso mi sto organizzando. Una sorpresa perché ce l'ha detto. No, vabbè, una sorpresa che voi non sapevate, però in streaming la stiamo dicendo varie volte. Okay. Viene Pollina, ha detto che si organizza e viene. Quindi okay. Pollina insieme eccolo, attenzione, ha regalato un abbonamento a Goro. Buon Nairu, ha regalato un abbonamento. Grazie mille. Quindi manca bravo Nairu. 4. Mancavano 6, sì. Allora, mancano solo 4 per le modi con Dante. Dante in onore. Ma quindi la loggia del cinghiale da quel giorno che gli abbiamo fatto l'icona poi non si è più rivista. No, come è venuto quel giorno che abbiamo fatto la live. La live che abbiamo fatto giovedì che abbiamo giocato a PC Building Simulator entrato e ha regalato altri x1000 abbonamenti. E quindi poi abbiamo detto: mi devi dire come ti chiami? Lui si chiama Dante. Quindi la prossima emoticon vorremmo fare Dante a loro, sai, di là, però con la faccia del cinghiale. Carina, sì. Quindi, ha regalato 36 abbonamenti fino ad oggi la loggia del cinghiale. Ogni volta ne regala uno, ce lo scrivo. Grazie Atomic, ciao. Grazie Atomic, buona sempre giornata, buon lavoro, grazie mille.
Allora, Stefano mi ha rubato le parole in bocca, noto una felicità estrema sul volto di Fabio. Hai visto come era felice quando ha detto che comunque sia Davide veniva a Romix? È scontato che io venga a Romix, non è che... Ho letto, sai qual è il problema? Davide, allora, se lo fai lavorare, non lavora. Se non lo fai lavorare, disturba quelli che lavorano. Quindi io ho sempre questo bivio che non so quale delle due strade. Quanto prende. Ho disturbato la scorsa edizione? Dai, sii onesto, dai. Quanto ho disturbato? Poco. 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 T'ho pure aiutato sul parco pure questa volta. Aiutato sul palco? No. Te chi t'ha fatto le riprese? No. Ragazzi, vorrei chiedervi una cosa. Oggi ho formattato il PC e ad un certo punto non so cosa è successo, ma spegnendo si è acceso dietro il LED di Clark Moss. Premo per entrare nel BIOS e mi dà schermata nera. Sapete come risolvere? Staccando la corrente, il LED si spegne, il PC parte. La scheda è un MSI 070 Gaming 5. Ma io in GC non ho ben capito, cioè il PC ti parte, ti funziona, cioè quale, non riesce a entrare nel BIOS, non riesco a capire qual è il problema. Nairo ha regalato a caso, lo so. Quanti FPS posso fare con un 8500, una 2050 che non esiste, Gaming Z? Beh, potresti farne anche 8000, perché la scheda grafica al momento non esiste. Vediamo degli audio e delle clip. Allora, sì, vi diciamo intanto, per chi non lo sapesse, che gli audio, naturalmente questo già lo sanno tutti, gli audio da parte di Twitch sul canale quando siamo in negozio non possono essere spammati per un discorso comunque di serietà, non ci fate lavorare. Per quanto riguarda invece, e poi dico come viene. Per quanto riguarda invece la cosa che abbiamo introdotto questa settimana, che è con 100 bits potete spammare una clip a vostra scelta, sempre quando siamo in negozio questa funzione è disabilitata, quindi per evitare che voi spendete un euro per mandare in onda una clip, qui non viene mandata perché quella funzione in realtà è disabilitata, quindi non c'hanno manco la possibilità, no, levata, però. Quindi non lo potete fare, ve lo spieghiamo se non lo trovate, perché in negozio cerchiamo di fare comunque una cosa un po' più cerchiamo. Allora, una soluzione spezzi le gambine di che cosa? La soluzione del problema di prima. Sì. Quando vieni Pollina salgo pure io da Napoli o scendo dall'estero. Grande, quindi Gerardo Sardina anche lui sarà presente probabilmente a Romix. Sicuramente ruota tutto intorno a Pollina. Se Pollina viene ci avremo un mix, ci avremo Cucciardi, tutta la stagione. Beh, Cucciardi verrà a prescindere. Però. Allora, ho un problema con il mio computer HP Pavilion, ha lo sfondo nero e non mi scarica i programmi. Sbragged, cioè proprio sbragged. E io penso che Stefano, sai quando è che ha pensato lo Sbraghead? Quando ha detto HP Pavilion ha lo sfondo nero, Sbraghead. Lì non è neanche dopo potevo cancellare. Grandi ragazzi, seguo spesso, complimenti per la competenza, fate anche spedizioni? Sì, ti possiamo spedire Davide, se vuoi te lo mandiamo per una settimana, vitto alloggio pagato, lui può stare con te naturalmente, streamate insieme. Comincerò a fare questo, è una nuova iniziativa che lo manderemo in giro per l'Italia a casa dei nostri follower, purché gli pagate. Gratis, eh? Sì, purché gli pagate da dormire, da dormire. E da mangiare. Lui verrà direttamente a casa vostra per fare le dirette streaming su nostro canale, però a casa conoscerò vostra. Tutti, vostra madre, vostra sorella, tutti, tanto lui comunque nonna. Si fa apprezzare da tutti, tutti. Allora, tanto magna solo pasta col tonno e Red Bull Zero se beve, va tranquillissimo pure due giorni, è un weekend, glielo pagate il biglietto del treno, lo arriva, gli pagate di trovare da dormire, quindi a pernottare un bed and breakfast, una bettola, 30-40 euro a notte, gli pagate due pranzi e due cene, lui streama con voi due volte e se ne va. Questa è una nuova iniziativa che facciamo, ve lo mandiamo a casa, se volete ve lo potete affittare. Vale pure per te, no, e io sto al negozio, quindi tu, no, fino a che sei free, casa tua. Ah no, casa mia no. Un 9SK alla 2070 all'incirca quanto verrebbe 3X, puoi controllare sul nostro sito, in sola impressione trovi l'indirizzo, se ci vai vedi i prezzi delle due cose tranquillamente. Fingerone anche su YouTube, sì, non è l'originale ma diciamo che avrete trovato un palliativo. Allora, che ne dite, meglio scheda madre Asus Gigabyte MSI a Horus? Asus, ragazzi, è normale che noi in primis trattiamo MSI perché ci troviamo bene con loro, se ci chiedete un consiglio vi diciamo MSI, gli altri prodotti dipende poi dal modello di scaramare, sono anch'essi validi, però naturalmente noi privilegiamo o prediligiamo MSI. Senti che termini che sto sfoggiando oggi, ma che ho fatto? Sono parente, un pane sì, me posso pure andare, non sto parlando, no, infatti di no, qualcosa vabbè. Asus no, guarda subito, sono parla Fabio, che parla Fabio, dai. Vai. Non sai che c'è, che avendo te a fianco non mi rimane semplice parlare, perché comunque io ti vedo là e mi salgono degli insulti, mi si mixano le parole. Io mentre ragiono ogni tanto, ma perché io non ho detto niente, tu immagini. Allora ragazzi, sì, allora per la 2060 ti è sto testa, se non mi riesce, e quindi non riesco a mantenermi concentrato, che rimani concentrato. Allora ragazzi, la cosa che vi dico, hai finito Kingdom Hearts? No. Quasi, vabbè, una novità che speravo che tornavo e non dici sta novità. La novità che vi volevo dire era per questa sera che c'è lo streaming come al solito alle 21:30 su Sea of Thieves, mi raccomando, non mancate.
tanto la sera stanno a venire tutti a no giocare. No, sì, come no, a ammazzare i teschi sulle isole sempre. Tanto noi le navi affondiamo. Sì. Quindi vabbè, la nostra pure, però va bene. Stasera vi volevo dire che ho fatto una prova questa mattina e ho scaricato Streamlabs OBS e proverò a fare delle cose nuove per lo streaming, ovvero a livello di carico di streaming. Quindi potrebbero essersi risolti, non è detto, potrebbero essersi risolti alcuni problemi. In ogni caso, questa sera lo streaming c'è alle 21.30 e poi appunto vi serviranno i vostri feedback perché proviamo Streamlabs OBS, visto che molti di voi mi hanno detto non usare XSplit. Grazie mille Egu Service Lab, che si è abbonato a Twitch Prime. Ce ne mancano tre per la nuova Emoticon, che è Dante, che è la loggia del cinghiale. Penso che se lo merita, ragazzi, perché anche il mese scorso, anche che la metà di voi che hanno sabbato questo mese hanno sabbato grazie a lui. Quindi ho trovato un 99k su Amazon a 3,50. Devi fidare? No. Ben pomeriggio, mi spiace, la prossima settimana non potrò seguirvi perché mi opererò agli occhi. Cavolo, Mantork. Allora fatti mettere poi il canale, premi, tu stai con gli occhi chiusi ma ci ascolti come web radio, eh? Dante, che grida, su Twitch si può fare, si può impostare direttamente, però ti può mettere anche su YouTube, lo metti lì in sottofondo anche se non ci vedi, però ci ascolti, ti saremo vicini. Le motte di Maria arriveranno appena Nick sta a posto. Allora, quindi tu dicevi, hai provato a prendere Streamlabs OBS per sostituire XSplit per un carico diverso sulla CPU. Vediamo se alleggerendo io capisco che lui insiste, però vabbè, io provo a trovare delle soluzioni. Sì, prova, ma tanto The Solution. Vabbè, intanto lì, no, la Solution non è solo una. Sì, quando ci avrò i soldi si farà la Solution. Non è che e questi non donano. Se donassero, lui se lo comprerebbe. Sto c'è te che c'ha il negozio dei computer. Fa investimento, dammi due pezzi, vado a casa. È investimento, e poi sto a posto. Allora, buoni. Novità sulle 1660 Ti. 1160 Ti. Abbiamo novità sulle 1160 Ti? Dovrebbero uscire a breve, ti dico, entro, non ti dico fine mese, inizio, in realtà sarebbero già dovute uscire, però siccome che i cinesi maledetti quando fanno il loro capodanno non sentono nessuno, hanno fatto un blocco assurdo, al punto che vi dico, esattamente 15 giorni fa ci dovevano arrivare, anzi il 25 gennaio era la consegna delle 2060 Gaming Z, che dal 25 gennaio sono slittate a 14 febbraio. Ci hanno scaricato ieri. Si sono fatti 20 giorni. Tu immagina, questo sta a chiudere il container. Ah, capodanno cinese! Ma no, questo parte dopo, via. È andato via. 20 giorni dopo. Ma pure loro se potranno dire. No, perché c'è un mercato che dipende dal tuo, quindi dovresti assicurare un minimo, non dico tanto, un minimo. Ma i cinesi lavorano tutti i giorni, tutto l'anno a pecca. Ma non andiamo a entrare nel ma l'ha detto lui. Sì, lo so. Allora, comunque dicevano che ieri è uscita la versione RC2 di Streamlabs OBS, quindi comunque noi sicuramente se tu l'hai installata oggi sicuramente c'hai già l'ultima, quindi dicono funziona molto 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 bene. Io ho visto che una parentesi, ho visto che consumo CPU da 3% al programma QuickSplit dava 17, no, QuickSplit da fermo dava 5. Sì, però come aprivi una cosa Streamlabs OBS non si muove, arriva al 5 invece. Vabbè, comunque ho visto una differenza fondamentale che però nel mio caso non mi serve, magari serve più tipo in un contesto tipo al negozio, è che XSplit, a differenza di Streamlabs OBS, ti dà la possibilità di fare il multi streaming su Streamlabs. Ma noi non fare. Ci interessa a me momento, non da mi casa, interessa almeno. Da casa perché non lo devo. OBS normale, OBS normale Oliva, non Streamlabs OBS, va bene, poi lo troveremo. Va bene, allora, noi adesso, visto che è passato insomma quella 20 minuti insomma di chiacchiericcio, che vi siete connessi quelli che siete 50 su Twitch, 120 su YouTube, potremmo iniziare a montare questo PC, così ne parliamo un po', entriamo un po' più nello specifico. Vabbè. Ok. Allora, tu c'hai qualcos'altro da aggiungere prima di... Io volevo solo spendere l'ultima... Vai. Sì, adesso me ne vado. Vai, stavo finendo l'ultima nulla. Parola con Stefano di vai. Dire volevamo fare la parentesi su ieri sera. La parentesi su ieri... Allora, ragazzi, la parentesi su ieri sera lo dico principalmente ai ragazzi di YouTube. Su Twitch trovate le clip che ci hanno fatto ieri sera. Ci siamo ammazzati dalle risate. Abbiamo giocato da casa mia a Super Seducer 2. Ti dico, ragazzi, è un trash assoluto quel gioco. Ci siamo pisciati sotto dalle risate. Chi l'ha trovato? Dei lui. Due, immaginavo. E perché per San Valentino, capito? Se vi capita, andatevi a vedere tutta la live di ieri sera, che è rimasta comunque sia, come si dice? Quando rimane?
Pass Broadcast, lo scioglilingua. E andatevela a vedere, se no vedetevi le clip e vi fate un'idea. Quindi comunque sia, ragazzi, andate a dare un'occhiata perché ne vale veramente la pena, anche perché la prossima settimana probabilmente riproporremo i capitoli successivi, quindi comunque continueremo. Se questa è una volta a rimorchi, come funziona? Ce n'è un'altra? No, ci sono 10 episodi, noi ne abbiamo fatti solo 4 di 11. Cioè tu mente, lui arriva, ma spiega che cos'è, perché non la vedete. Super Seducer 2 mente, è un video, è totalmente un video fatto da attori veri, scadentissimi, lasciate perdere. Il protagonista sembra veramente che hanno infilato un farò a stiro in bocca, non si può guardare. Praticamente poi lui che fa? Fa un pezzetto di video, arriva ad una scelta, quindi comunque arriva a una scelta che, credo, c'è la ragazza, dice approccia, che ne so, vai davanti, guardala profondamente, va davanti e digli che ti piace il vestito, va davanti oppure sì, diciamo, un pezzo non posso usare termini un po' troppo spinti, però sì, un po' troppo sì, esplicito, dire che t'ha portato a casa, insomma, in base alla scelta lei c'ha la reazione, quindi i video, ci sono tutti i video per le varie reazioni e vai avanti. Se sei bravo alla fine, poi dopo che hai fatto tutto questo percorso, ti dice come sei andato, bene, male, come hai risposto, te la bombi sostanzialmente. Questo sarebbe il risultato. E quello è Super Seducer 2. Poi ieri sera noi mettiamo le cose apposta trash, quindi andatevi a vedere la live, sì, perché mi sono chiediamo a Fabio quelli che c'erano, infami, devo dire infami, perché ci sono quattro opzioni, due potrebbero essere giuste, una la vedi che è un po' questa è sbagliata e poi c'era sempre quella trash, tipo che ne so, incroci quella, che bel vestito, che belle scarpe, vuoi uscire con me, l'altra opzione, senti ma se ti, capito? Sì, capito. Poi ovviamente sempre quella peggio. Sì, perché loro subito, la C, che erano le risposte più trash, allora abbiamo fatto alcune un po' più serie, e alcune invece proprio trash. Vabbè, ma chiediamo scusa. No, ma poi alcune erano talmente trash che quando andavi a leggere, ma no, è impossibile, c'è scritto. Infatti noi se fermavamo non ne potevamo leggere, tutto che era dopo una certa ora, fascia cordetta, eccetera, eccetera. Chiediamo a Fabio, visto che lui era da casa e se l'è visto, il primo capitolo che abbiamo fatto dove c'era la tizia bionda e poi quella in macchina. No, ho visto, io sono arrivato che già stai da quella in macchina, okay, che poi ti ripeto, come ti ho detto... Sì, ce l'avevi i soldi, ma non era tutta sta tu, cosa. Scusa, prima. Tu, ma non era tutta sta perdonami, cosa. Perdonami, Davide, tu incroci una in un parco dove cavolo era, no? Questa passa con SLK scappottato, che una macchina che costa 60.000 euro, tu arrivi e te la puoi rimorchiare. Capisci? La prima cosa che ti viene in mente è che o è molto brava nel suo lavoro, o è figlia di papà, oppure fa un mestiere che figlia di papà, prende, diciamo che probabilmente fa un mestiere per la quale tu la paghi e diciamo uscite insieme, mettiamola così, chiaro? Quindi già è irreale questa cosa, perché quella non te la devi rimorchiare, quella tu arrivavi con rotolino. Salve, grazie, okay. Finito il gioco, basta. Vabbè, ti è piaciuto dalle risposte che abbiamo dato? Ti è piaciuto come l'abbiamo concluso? A tratti, perché a tratti sono andati bene, ma... Sì, è normale, Gerardo, che senti ritorno nell'audio, se lo risolvo subito. One moment, please. Fede, non è quello che pensi di Fede. Come? Fammi vedere. È questo qua. No. È questo qua. No, era già mutato. Fermo. Fammi vedere che non è magari questo. Perché? Mi mette la mano. Allora, se dici che il tizio dietro starà ancora ridendo, mamma mia, ieri sera c'era quello che rideva mentre lo mandava a morire, lasciate perdere. Vabbè, viene a casa mia a prendere del succo. No, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere. Allora, ragazzi, conoscete un programma bla 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 che hanno risposto MS Afterburner, esatto. Stiamo risolvendo il problema del ritorno dell'audio. Fabio si sta impiccando per farlo. MSI Afterburner non va sopra i video, ma ai giochi. No, però già era quello, non si sente più, dicono. Ma no, perché gli interessa sapere le temperature CPU mentre stai vedendo un video su DAZN? Mutalo però, mutalo. Quindi c'aveva ragione Stefano. Allora puoi chiedere scusa a Stefano che gli hai detto stai fermo, non è appena quello. Questa qui è il continuo di prima. Allora, mi consigliate una pompa AquaStream Ultimate? Sì, perché le AquaStream ce l'abbiamo montata anche sul PC dello streaming e devo dire che funzionano, spingono molto bene. Poi c'è un bel software. Appena provo ad entrare nel BIOS va schermata nera e si accende il LED per farlo partire. Devo staccare la corrente per un minuto e poi parte, ma se provo ad entrare nel BIOS parte il ciclo della schermata nera. Hai già flashato sto devi BIOS. Provare a flasharlo in qualche se modo. Se anche hai già l'ultimo, riflashaci sopra l'ultimo. Davide, qui ti chiedono un bacio a Stefano perché non sarò io a darlo a te. Se vuoi che loro clippano questo... No.
Dai, no, su, no, dai, no, te devi darlo tu a me. La porta, no, dai, no, poi c'è la barba, io non ho la pelle liscia, dai. A meno che tanto dai un bacio a qualcuno, dai. Dammi un bacio, dai. E loro, ma io te l'ho capito che hanno detto un bacio a Stefano. Allora, aspetta, chiediamoglielo. Volete il bacio che io glielo do a Stefano o che Stefano lo dà a me? Io se voglio. Aspetta, ci do una aspetta, ci aggiungo una cosa. No, naturalmente se sì, certo, naturalmente se dite no che Stefano lo dà a Davide, questa cosa non avverrà. E Fabio si defila nel frattempo. A te già, no, te già mai dato. No, è la telecamera che si sta spostando. A te pare che già mai dato queste scene. Ecco, ecco. Il tappetino verde che fine ha fatto? Allora, la ragazza di ieri scaldava. Allora, attenzione che partono pizze a go-go. Scusate, ignoranza, è possibile collegare due monitor con risoluzioni diverse giocando su uno e guardando uno sull'altro? Sì, lo puoi fare. Bacio a Stefano, grazie. Adesso ma Pollin ha detto, veramente intendevo che Fabio dà il bacio a Stefano come scusa per il problema audio. No, ma noi generalmente siamo uomini, ma sai quante volte ci diamo la stretta di mano. Ma sai quante volte sbaglia Odoricchia a palla? Baciatevi insieme. Sì, è arrivato. Bacio a tre. Bacio a tre, cioè tutti quello, e due quando faremo un milione di iscritti. Sì, esatto. Allora, bene, dai. Allora, penso che abbiamo, abbiamo tergiversato abbastanza. Va bene, allora io ricordo, stasera alle 21:30 ci vediamo su Twitch con Sea of Thieves. Fabio streama domenica, Fabio, pomeriggio. Domenica, sì, non so a che ora perché devo degli orari in base a quelli del Tesla, però in linea di massima sì. Bene, beh, quindi comunque poi vi terremo aggiornati. Nuovamente ragazzi, ricordo a tutti di connettersi questa sera alle 21:30 per giocare insieme a Davide su Twitch naturalmente. Quindi anche i ragazzi YouTube ancora non l'hanno fatto, possono andare su twitch.tv/easyfix e spingiamo le ultime, gli ultimi tre sub perché sblocchiamo le modi con dei 175. Dopo di quella c'è il 200. Bello. 200 numero bello. Stiamo facendo un sacco di modi con nuovi. Siamo molto, molto contenti. Bello. Molto contenti. Va bene, io vi saluto. Vi ringrazio per la partecipazione. Ci vediamo stasera alle 21:30. Ringrazio Fabio. Eccolo qua. Gli stanno a crescere. Senti, sei tu. È il freddo, perché il freddo se li ha... L'ha indurito, l'ha ha risvegliato. Non so se l'avete... Ciao Umberto, ciao ragazzi, ciao. Bene, ciao, ragazzi. Allora ragazzi, intanto ciao Davide, ci sentiremo come questa sera. Aspetta, mo te lo do a bacio. Beh. Mentito che rumore. Ma pure te? No, sei accontentato. Te sei emozionato un po'. Come no? Ho sentito il pizzico sulla barba, ma un po' irritato, ma in realtà. Allora, No, tu stavo andando sulla pelata, io stavo andando. Vabbè, niente, no. Grazie. Ciao, ragazzi, Marluna, no, non ti fa spammare. Ciao da. Ci sentiamo stasera. Allora, a me Twitch non piace, lo so, però alcuni contenuti Andrea che sono quelli del gaming che sono esclusivi, li facciamo lì sopra. Allora, adesso lo stesso nome di Twitch, così magari vi ricordate il commento. Grazie Ipson Real, sta facendo un ride insieme ad altri due utenti, grazie mille. Intanto ti salutano Davide. iPhone Surreal. Ok. Allora, avete clippato lo schiaffetto a Ianna, bellissimo. Lo so, l'avevo visto, però il bot lo auto toglie. Allora, ragazzi, intanto montiamo questo PC e vi spiego il perché. Perché questo computer Perché questo computer fatto in questa maniera con questi componenti? Ovvero andremo a montare una B360M con un i5-8005, se non ricordo male, la ragione la gamma da spalla, la scimmia ormai rinominata così. Allora ragazzi, questo PC è in realtà il primo di 4 PC tutti uguali. Ci sono stati commissionati da una piccola sala LAN che sta aprendo in quel di L'Aquila, e quindi niente, la richiesta era un PC ovviamente che con tastiera, mouse, periferiche e tutto dovesse stare sotto le 950 euro più IVA. Ce l'abbiamo fatta, la parte che vi proponiamo ovviamente è quella del PC vero e proprio, non vi abbiamo messo anche le periferiche, che ha un costo di poco superiore agli 800 euro, che comunque a oggi per giocare in full HD ce la fai tranquillamente. Il disco da 2 tera è stato messo perché, come tutte le sale LAN, le persone installano, e noi gestendo il Tesla a livello tecnico ve lo possiamo dire, installano una media di 30-40 giochi su ogni macchina, perché ogni persona che viene si installa quello che vuole, e alla fine c'è chi gioca a League of Legends, a Fortnite, ma c'è pure un sacco di gente che ti tira fuori
sì, il track simulator, esatto, i giochi che non gioca nessuno, giochi solo te, quindi mi installo Life is Feudal 40 giga, giochi solo te, quindi capito, però comunque 40 giga li occupi, quindi serve un disco, vi dico per esperienza, da almeno 2 tera da poter riempire di giochi, e quindi lì non si può, diciamo, lesinare. Si può andare a risparmiare su una serie di altre cose, dato che è comunque una sala LAN, la parte estetica è comunque preponderante, perché i PC, quando li vedi tutti in fila sul tavolo, ti fa quell'effetto, insomma, che ti deve far venire voglia poi di sederti a giocare. Quindi è servito comunque una cosa RGB. Esatto. Deve comunque essere un PC moderno, quindi B360 come chipset, non H310, anche perché così abbiamo la possibilità di mettere il disco M2 e una maggiore comunque espandibilità futura, perché vi ricordo, tra l'altro, ad esempio, che è uscito il processore i5-9-4 che ci arriverà a breve, quindi non avremo più soltanto l'i5 versione K, ma avremo anche il classico i5 più basic. Lo vorrò testare perché promette di essere di molto superiore alla serie precedente, quindi questa cosa l'andremo a verificare. Il prezzo già ho visto che non è proprio bassissimo, però la clippata apposta, che era la pizza quella. Mostrala, chi sta moderando, bravissimo. Quindi questa è la questione. Ovviamente è possibile fare accoppiate migliori? Sì, però vi ho spiegato come ridurre, diciamo, tutto più o meno all'osso. L'alimentatore è un VP500, tra l'altro è una versione Plus. Hanno pure di fatto che è diventato 80 Plus White, e questi qua già non si rompevano prima, adesso proprio... Diciamo, questo è, costa 48 euro, secondo noi è il minimo degli alimentatori, quelli, diciamo, buoni, che comunque può stare acceso, diciamo, quanto... vogliamo. I PC del Tesla sono muniti della versione prima che facessero questo restyling senza certificazione, stanno accesi fissi da 3 anni quasi e mezzo. Vi posso dire, dato che la manutenzione la facciamo noi, a oggi non è stato cambiato al Tesla neanche un alimentatore, che su 30 macchine che lavorano una media, e sottolineo media, di 12 ore al giorno, è una cosa secondo me impressionante, perché 30 su 30 stanno ancora lì che frullano dopo ormai quasi 4 anni. Esatto, sì, abbiamo cambiato la tovaglia, sì, era verde, adesso è diventata color noctua, quindi color panna. Perché questa l'avevamo ordinata, stavamo aspettando che ci arrivasse, abbiamo voluto cambiare il colore perché chi ha seguito il Neo Fila Starter Pack ha visto che comunque con la tovaglia nera, che poi era questa qui che vedete qua, purtroppo le viti non si vedono. Anche quindi, se a me quella verde piaceva, per qui, però lo so, ma si macchia subito. Ma pure questa, non te pensa che è briciolina. No, però questa non è porosa. Sì, è vero. Cioè, tu con quell'altra, se tu ci fai una sbaffata di nero, sì, qui sì, non si attacca, no? Tanto ringraziamo Gecalbo per 2,29€, che quindi diviso 2 fa 1 euro e circa e 1,14€. 1,14€ sì, per esatto, due caffè, l'uno, tu immagina, prendi un caffè, mi fa un caffè, sono 1,14,5€. Macello. E grazie anche a Mirko, che è comunque il nostro tirchione ma storico. Guarda, molto meglio questa, non... allora esteticamente dico, quella nera tanto la vedi pure là, è più bella oggettivamente. Sì, quella nera è più figa. Però sì, a livello pratica, certe volte bisogna pure prediligere la praticità e non l'estetica, siccome che poi noi tutte le volte facevi il mucchietto dei viti e da 10 sistematicamente diventavano 8, perché due era no, macello, stavi più tempo a cercare viti con le mani, tipo così, sembravo sì, più... ecco The Chronicle of Riddick, certe volte con occhiali, con gli occhi bianchi, cioè ormai vediamo pure di notte, siamo diventati catari frangenti, come si dicevano i vedi di notte, catari frangenti. No, catari frangenti è quando rifletti la luce. Beh, il gatto che fa che riflette, tu gli spari la luce in faccia, e pupille accese. Come si chiama? Quello che tu c'hai la visione del buio, the night vision, visore notturno integrato. Ma non c'ha un nome! C'ha? Come si chiama? No, ci sta un nome invece. Quando tu sei in grado di vedere al buio, vuol dire che sei una persona... specchio riflessa, come si dice? In perché sostanzialmente grado, loro riescono, hanno una lente dentro l'occhio che con un filo di luce riflette, gli fa luce e loro riescono a vedere. No, come vedere al buio, non esistono modi, la gente che ci spera, non c'è sta sta. Come si vedere chiama? Vedere al buio è fattibile, la scienza lo dimostra. Ma che dimostra? Perché c'è scritto là, okay. Fatti, Fabio, fatti dire da Stefano cosa gli ho mandato martedì. Bella Stefano, io lo dico subito, non appena torna. Allora, oggi vi siete impoveriti? Perché Mirko, sì, oggi siamo un po' più poveri, sì, è vero. Oppure ipervedente, quello sono io, ipervedente, che ho 12 decimi, se non 13. Le pupille accese dei gatti vedono i raggi infrarossi, esatto. Fosforescenti. Oddio, fosforescenti, non lo so, era più bello catarifrangente però. Adesso fate continuo.
non lo so, comunque. Allora, a te piace più esteticamente? Bene, 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 bene. Si dice visione a infrarossi. No, non è vero, raga. Non è che il gatto dici ha visione a infrarossi. Perché non vede a infrarossi. Cioè, ha visore notturno. Fai, ho visto un benchmark di 8.004 verso 9.004 e a tratti gli FPS erano più bassi, però diciamo che sono simili. Bisogna vedere, grande tanto Inge Ciccio che spamma tutti i Mr. Lucky, c'avevo 2.29 nella carta. Grande, che grande. Ciao Alessandro Davi, tanto ben trovato, ben pomeriggio. Allora, sotto con i like, siamo per cominciare a montare il tutto, tutto questo qui, lo monteremo dentro l'Hitec Dausir, un case molto piccolino però anche molto carino, perché davanti c'ha quel vetro fumé molto scuro, quindi si vede solo il ring della pentola, che abbiamo fatto anche un video dedicato. Voglio una bella 7-10 la prossima volta, esatto, beh, per forza. Vedremo comunque Dario quando usciranno i benchmark di questi processori, sicuramente qualcosa in più ha. Come fai ad avere 12-10? Mi stanno sempre davanti al PC. Non vuol dire l'uno, non vuol dire quello lì. Sicuramente io ho una vista più alta rispetto alla media, che appunto è 10, quindi è 12 decimi, perché il decimi è considerato la linea massima. C'è chi vede di più. Io vedo di più sia da vicino che da lontano, riesco comunque sia ad adattare la mia vista meglio, però sono sicuro, e questo me lo disse anche un ottico anni fa, che il mio occhio, la mia retina, è continuamente sotto sforzo rispetto a una persona che ha 10 su 10, perché deve sforzarsi di focussare tutto ciò che vede, perché tu hai di più, quindi comunque sforzi un po' di più sempre. E questa cosa porterà che, andando avanti con l'età, quindi diventando vecchio, quindi comunque intorno ai 40, 45, 50 anni, la mia vista calerà prima rispetto magari a un individuo che non ha bisogno di mettersi gli occhiali con l'andare avanti dell'età, perché magari rimane 10 su 10 o cala 9 su 10. A me calerà prima, perché io ovviamente questo muscolo della retina lo sto facendo lavorare di più rispetto al normale. Allora, le Lightning Z ancora non sono arrivate, no, ancora no. I tuoi occhi hanno una scheda grafica da paura, esatto, c'avevo il G-Sync all'interno, quindi riesco comunque sia a gestire le due cose contemporaneamente. Qual è il prezzo giusto per una 1080 Ti usata? Allora, secondo me un prezzo giusto per una 1080 Ti usata è circa di 500 euro. Ma se ti cala il muscolo dell'occhio non fa niente, no, il problema è infatti se cala un altro, l'importante è quello. Allora, tornato dalle prove con la band, buonasera raga, ciao Power Clementon, che band, che suoni, che fai? Raggi X, beh, bello, sì, è vero, la vista Raggi X magari. Cioè, oggi ho trovato un aggiornamento della mia scheda madre, ma non riesco a installarlo dal live update di MSI. Che aggiornamento, di che cosa è? Hai l'occhio overclockato, esatto, esatto, informatica semplice, sì, ho l'occhio overclockato, gli ho dato un 0,2 in più, e così almeno comunque vedo meglio. Avete notato infatti che l'altro giorno, giovedì, durante la live che ho fatto dal negozio, io riuscivo a leggere lo schermo, la chat della regia, e Davide invece stava fiondato lì davanti perché non ci vedeva. Io vedevo da qua giù, riuscivo a vedere laggiù, lui che sta a fianco a me non riusciva a vedere lo schermo. C'ha un po' comunque, lui perché gli cala anche un po', gli manca anche un po'. Allora, che risoluzione consigliate per la mia 1070? Volevo passare da Full HD a 2K. Il 2K, Mirko, faresti fatica con la 1070? Almeno su parecchi titoli, poi dipende, se è in 2K 60Hz ci potresti stare, quasi su tutti i titoli. Se è 2K 144Hz non ce la fai, cioè fai fatica, insomma, faccio fatica io anche con la 1080, un pochettino lo fai. Buono, sono rock, pianoforte e buono, mazza, bello, grande. Un setup da 1000 incluso un monitor 144Hz, non Jovax, non funziona questa configurazione che tu stai chiedendo, perché un setup da 1000 con incluso un monitor 144Hz vuol dire che ti viene fuori un PC da circa 750 euro. Un PC da 750 non riesce a farti girare i titoli a 144Hz, quindi è un cane che si morde la coda, diciamo. Come mai tu che sei easy man non hai queste caratteristiche negli occhi? Perché non le ho ancora installate, perché se ho la maschera davanti posso, se no no. Ragazzi, buongiorno, allora è arrivato questo H500M West Drake. No, ancora no. Non è arrivato. Allora, comunque ti consiglio di mettere un aglio sugli occhi, così l'overclock è giustificato. Io ho un puntino nell'iride, quindi fa da una parte a 10 da. Non lo so, capito. Allora, che poi? Sto scartando, perché te dormi. Ma che dormi? Io stavo aspettando a te, tieni. Allora, intanto cominciamo ad assemblare questo bel PC. Intanto chiacchieravo un po' con loro. Allora, prima cosa andiamo a montare su questa B360M la CPU. Mi raccomando, la busta esplosiva qui. Dobbiamo stare molto attenti alla busta esplosiva. Non poggiarci niente sopra, perché potrebbe saltare in aria tutto. Oddio. Ecco.
Allora, quanti FPS riuscirei a fare con un 8 e 5 e una 2060 Gaming X, Gaming Z? Dipende dal titolo, naturalmente. Cioè, ne puoi fare da 144 a 80, cioè minimo comunque 60 li fai su tutto, insomma. Io ho appena aggiornato gli occhiali con i pannelli LED, grande, perché volevo passare alla 2070 tra qualche mese, ma volevo già cambiare il monitor. Allora Mirko, se lo fai in prospettiva futura, sì, lo potresti fare, certo, naturalmente. Per giocare comunque a Forza, io avevo trovato nel MSI 144Hz a 150, quindi diciamo 850-900. Per giocare a Fortnite, beh sì, lo potresti fare per giocare a Fortnite un PC su quella cifra. Per farlo, normalmente per farti un preventivo dettagliato, ti dovrei mandare una mail, quindi mi dovresti mandare una mail chiedendomi un preventivo, appunto, con le caratteristiche e il budget che vuoi. Allora, PC troppo complicato, devo aiutare. Il processore dove sta? Ah, già scartato. Allora, abbiamo il processore qua, l'8005. L'8005, allora. Ragazzuoli, io scappo, me ne vado dopo sta live. Va bene Dario, buona serata. Quindi Ste, cosa hai mangiato martedì per merenda? Ah, mamma mia, ma tu non sai che ci ha mandato il cucciardone? Era giovedì comunque, Ste. Ma che stiamo? No, era martedì, è vero. Cos'è che ci ha mandato? Le crepe con la Nutella, crepe, oh, Nutella, dai, e panna. E io non c'ero, cucciardi molto. L'ha mandata in Italia però, quindi te l'ha mandata pure se non c'eri. T'ha pensato pure se non c'eri. Che base le mangiata voi? Ah, allora, certo, regolare, che te sto aspettando. A parte che oggi siamo pure il dolcetto, dopo ce lo mangiamo. Allora, ultima domanda, cosa ne pensate delle schede video Zotac? Non male, sono delle buone schede. La versione quella Amp Extreme comunque non è male. Attenzione, Luca Gullotti si è abbonato a Twitch Prime per 3 mesi di fila. Ti ringraziamo tanto. E ci mancano solo 2 sub per la nuova emoticon, per raggiungere un nuovo traguardo, che per noi i traguardi sono sempre importanti, perché cerchiamo e speriamo sempre di raggiungerli. Allora, questo dissipatore dell'Antec, che è un dissipatore entry level, niente di esagerato, però comunque sì, è molto meglio rispetto a un dissipatore originale. Questo Redemption si monta. One, vai di Sennheiser. A voglia, tutta la vita. Questo si monta facilmente innestando intanto la base, poi ci sono le istruzioni. La base dove va agganciata la scheda madre. Guarda, ti faccio vedere. Ecco qua. Questa si innesta sui 4 fori della scheda e si poggia così. Ecco qua, vedi? Innestata. Poi metteremo dei perni, questi qui, per bloccare. Quindi allarga il dietro e fa sì che praticamente non si muove più. Perché se lo sei messo così? Sta dietro a me. Se me lo vuoi scartare, che. Quello... Sta davanti a te. Ah, sta davanti a me. Allora, quindi questi qua adesso non li sto spingendo perché. Perché molto spesso questo dissipatore, per agganciare qui sopra, c'è poco spazio, visto che su tutte le schede madri qui c'è sempre qualcosa. Quindi io allora lo lascio un po' magari lento per riuscire a farlo entrare, e poi dopo, quando sono sicuro, lo spingo. Nel frattempo andiamo a fare la prima cosa, andiamo a fingeronare subito il processore, così montiamo il dissipatore. Che marche di schede video sconsigliate? Sconsigliate sono la Palit, PowerColor, ti dico per mia esperienza, pure se vai su AMD, Sapphire. Ah, Sapphire anche, perché comunque sia Sapphire le fa, sono belle da vedere, ma comunque c'è una percentuale di 2 e fa impressione. Allora andiamo a fingeronare adesso, ragazzi, spammate il fingerone, si parte con il fingerone, si spamma, forza! Ecco, infatti Fabio ha detto, come vedete scherito Palit, lascia perdere Fabio. Palit abbandona proprio l'idea. No, c'hanno una, calcola, anche se leggi 2060 eccetera, c'hanno una percentuale, cioè proprio una frequenza più bassa. Sono più scadenti come materiali, il dissipatore fa veramente... Vuol dire, no, ma il traghetto stream è una delle migliori. Ma sì, come la Inno 3D, compratela poi dopo mi dici. Fingeroniamo questa bellissima questa CPU, l'8005, adesso lo accarezziamo, gli facciamo capire che siamo friendly. Ecco qua, vedete, guarda com'è bello lucido. Aspetta che qui mi è rimasto il punto fuori. Ecco qua, adesso lo andiamo bello ad accarezzare. Sono tuo amico, l'uomo comunque, che sussurrava le CPU. Non vorrei di niente, no, ma sì. Tu c'hai gli avi della macchina, no? Sì. Ma non porta gli avi, giovane. No. Proprio basic perché racing non deve, quando prendo le buche, sentire non se deve sentire niente. Allora, ma questa marca Rio Toro, che ultimamente va di moda, esatto. Dove va di moda, raga? Ma di sentite queste marche, dai, abbi pazienza. Allora, messo, che vuoi? Dopo, mi serve la 30, eccolo qua.
togliamo la pellicola protettiva scappucci, via, la togliamo, questo qui appunto si monta un gancio sopra, vedete, un gancio sopra e un gancio sotto. Allora, per farlo entrare bene, siccome la levetta di innesto sta sopra, noi vediamo, io spesso o faccio entrare prima il sopra e poi mi aiuto di qua sotto per far entrare il sotto, anche tanto è uguale come entra, entra, va bene. Ma quindi io faccio così, guardate, la faccio entrare un po' di sbiego. Questo, ecco, parla come te. Se dovrei scegliere una 2079, cosa mi consigliate? La Strix Asus OC o la Gigabyte Extreme o la MSI? MSI. Ma la 2079 cos'è? È una nuova edition. Ecco qua, agganciato. Adesso spingo per far allargare i perni dietro, così non si muove più e abbiamo montato il nostro dissipatore. Come vedete posso tenerlo comodamente, eh? Allora, ma caccia di là, preso? C'ho tutto qua, che te serve? Perché questi sono troppo stretti. Allora, poi prendiamo l'attacco 3 pin della ventola e la andiamo ad alimentare, quindi la colleghiamo sul CPU fan. Ecco qua. Eccolo qua. Allora, CPU fan messo. Adesso andiamo a metterci l'M2 con la vitina che ci danno. Quindi questo lo possiamo togliere. Non fendi se levo il tempered glass. No, vabbè, almeno non lo spacco, dai. Oggi faccio il bravo. Allora, questo qui. No, ma tu rompi solo case dai 300 euro in su, quelli, no, quelli sotto che ti lascio, che ci faccio. Non c'è gusto, cioè non c'è manco di soddisfazione, è un brivido. Non... Allora, ragazzi, devo andare. Spero non mi se allora, gatto, allora, sennò le spacchi a fare. È giusto. Polina dice: devo andare, spero non mi costi troppo sullo stipendio. Rispondi tu. Polina, tu c'hai già avuto il preavviso per licenziamento, quindi sostanzialmente quello che farai sarà discusso in sede di. Come è si vero. Dice? In sede di tribunale. Esatto, no? esatto. Purtroppo è così. Allora, messo l'M2, inserito nella sua sede, come vedete rimane un po' qui in diagonale, lo mettiamo in posizione e lo fissiamo. Aspetta, ma prima si fa sei Luca. Che te lo mangia? Fammi vedere che ha portato, no? Fissato questo possiamo mettere le indovina fantastiche... Cosa c'è, oh, qua dentro. Indovina cosa c'è qui dentro. Pasticceria, via dello statuto, Roma. Pubblicità questa, eh? Allora, vediamo un po'. Noi perché giustamente siamo tecnici, quindi per aprire le pastarelle usiamo il taglierino. Allora, che cosa c'è qui dentro? Io stavo montando un PC, poi passano cose. Un attimo di pausa. Allora, un attimo di pausa, andiamo a frappe al cioccolato? No. No, perché sarebbe troppo, Luca, sarebbe troppo quelle frappe al cioccolato, sarebbe troppo scontato. Bignere, Madonna santa della miseria, bignere, questo è bignere San Giuseppe, questi. Che botta. Mamma, guarda quello col pistacchio là sotto. No, vabbè, raga, questo è qualcosa di illegale. Guarda quanto è grosso. No, mia, faccio, questo che è? C'è il parmigiano sopra, ci hanno messo una carbonara sopra. Vado a prendere un coltello. Quindi aveva pure due piatti. Eppure, cioè, una carbonara c'è sopra, sopra questa. Guarda che roba, questo è pecorino. Secondo me questo è pecorino. Queste sono la crema, madonna che bestia, grazie Luca, Luca è il fancazzista. Mi metto qua così, vi faccio solo così campochetto. Nel frattempo che, mo non so, io non riusciamo più a fare una live seria qua. Allora, sento odore di maritozzi con la panna, è vero? Allora, qua intanto settiamo la scimmia, magnate, qui intanto non si fa altro che magnate. Sfrutta un attimo questo, poi niente, questo sta usando il case. Ma un attimo, è comodo, è alto, c'è un rialzo, no? Quale vuoi? Se mangio quello al pistacchio. Quello al pistacchio. Oh no, vabbè, se no mangio una crema normale. Ma quello che c'è dentro? È la carbonara, non lo so. Mezzo, dai, a metà. Sì, mezzo. Un altro mezzo lo mangiamo dopo, se no qui stava a mangiare mezz'ora. Sì, ma devi tagliare a metà al contrario, se no. Vabbè, uguale, io mangio quella più bella. Questo che è? Questo dove? Vai, dentro occhio alla pancetta che c'ha la carbonara dentro, eh. Andiamo un po'. Ma io mangio mezzo di questo giallo perché devo sapere che cos'è. Occhio, dentro ci sarà, non lo so, veramente. Bacon, guarda che botta di crema! Ah, mamma mia, ragazzi, roba questa seria! Questa è la dieta di ma senza caffè, no, il caffè dopo. Allora, vabbè, a me dammi quella lì con il pistacchio. Che te devo dire? Niente, andiamo a soffrire proprio. Buttalo. A soffrire. Mamma mia, guarda che roba! Tieni, raga, guarda che roba! Ti sentisse male questa, eh? E il caffè subito dopo? No, ma senti anche se. Senti. Mob. Senti, minimo fa tre etti. Lascio, Le live le serie non ci sono più ormai, qua. È vero. Io oggi, guarda, l'impostazione mia, ieri sera oggi mi sono sfogato. Eravamo arrivati. Mi sono sfogato, tutto serio. Cioè, tutto detto, ok, facciamo i seri. Niente.
Niente, vabbè. Ah, già hai fatto. Ce l'ho, ma me ne vedo un altro. E questo devo capire che c'ha, se c'ha il parmigiano o quello che è. Ma mi metto a sedere. Ti direi pure switch a gamma a sto punto. Ma sì. Che devo fare? Intanto leggiamo un po' le domande. A chi t'ha due caffè, dai. Ora usiamo la crema al posto della pasta termica. Esattamente. Allora, potremmo provare. Secondo te è buono un PC con... Ma secondo voi questo sopra che cos'è? Per me è pecorino. Allora, intanto Christian Rukai, un 97K è un i7 e non un i5. È una cosa dolce. L'RTX 2060, 16 GB di DDR4, sì, RGB non conta niente. Mangiare quella con Zabaglione, fidatevi. È Luca Civita, che è lui che ce l'ha date, lo ringraziamo, e dopo ce la mangeremo pure quelle. Ragazzi, quando è previsto l'arrivo della 2080 Ti Lightning Z? Questa è molto buona, al limone. Sì, ma guarda la Lightning Z. Mi interessa in questo momento. Allora, il coltello non si pulisce così, e fino a... No, lo rimette in bocca e lo... Allora, e poi di corsa al bagno. Ciao ragazzi, buona mangiata. Grazie Edoardo. Io in realtà volevo... È limone quello. Che vi mangiate? Dei bignè qua, di San Crispino. Di San Crispino. Dai, io mostro, aspetta, vai, dimmi un po'. È un macello premere senza... Troppo dolce? Mamma mia. Buoni, ma... Maria, una botta di dorciume tra misto tra limone e cannella. Quando è bello nutrizionista? Sì, quando ce l'ho più. Me lo faccio vedere così, ma resta. Poi sopra c'è una glassa di zucchero questa qua, eh. Che tu arrivi a fare? Lo stagnerà fino a giovedì prossimo. Luca Civita, te mando l'indirizzo, me le porti pure a me. Secondo voi quanto dovrebbe valere oggigiorno un 46,90 o un 47,90? 46,90 70 euro. No. Sì. In vendita sulle 100-105 euro, visti stamattina. 105 euro? Certo, 110 euro. 46,90? Su eBay si trovano i 46,70 a 120. Col compralo subito. Se io sono riuscito a non sbrodolarmi, c'è un problema. Che problema c'è? Me lo sto fare tutto. Aspetta, fermo così, poi. No, mi sono pulito. No, peccato, volevo una bella sbaffata, vedo live. Niente, vabbè. È finita. Pazienza. Stai, gli dici a Fabio che una camera che inquadra dall'alto non sarebbe male. Che ne pensate? Ma in realtà c'è questa qui, il problema è che è un po' corto il braccetto. Questa è dall'alto in realtà, vedi, riprende il tavolino. Però a me comunque sta botta è stata pesante. Troppo zucchero secondo me in questa. La glassa era troppa. No, il mio era buono, poi dopo facciamo il cambio. Allora, intanto spostiamo le razioni qua e ritorniamo a bomba sul nostro PC. Allora, pausa finita, si riprende. Ma vuoi il caffettino? E faccio sto caffè, dai, chi t'ha due caffè, dai. Ve faccio l'originale, vai. Punto esclamativo caffè con a chi t'ha due caffè, dai. Eccoci qua. Però ci rimette tutta la bustina che ha la qualità oro che c'è. No, me fai quell'altro, Erez Don Diego della Frontera, perché... E me ne sono presi già quattro oggi. Quell'altro è una botta che poi faccio... Ah, mi arriva! Come l'altro giorno che stavo a 2000, stavo schizzato l'altra sera. Allora, provo a vedere lo sbrodolamento. Lo so. L'ho presa apposta a belle cariche, tacci tua Luca. Allora, in una build con 500 watt ci sta una 1060 se giga Ryzen 5? Sì, se il 500 watt è buono. Sbraget, caffettino. La KFA è la divisione europea della Galaxy, vai tranquillo. Sì, è una buona, ma ne fa pure belle. Il 4690K l'ho venduta ad asta su eBay a 120 euro, esatto. Allora, poi, vabbè, intanto io continuo. Allora, in questo momento dobbiamo mettere all'interno di questo case un po' tutto. L'unica cosa che giustamente parecchi di voi non hanno apprezzato di questo mini case, perché è micro ATX, è il fatto che l'alimentatore qui è stato riposizionato in alto come era una volta. A parecchi non è piaciuta questa cosa. Proprio un discorso di struttura della scheda madre, del cable management e tutto quanto è stato messo sopra. Quindi possiamo andare a mettere, andiamo a togliere qua e allora
No, allora, cosa ne pensi dell'AMD 580 Nitro 8 Giga? No, no, assolutamente no. Puoi farti molto di meglio, quindi no, te la sconsiglio. Le RAM, questa qui la andiamo a mettere subito sulla nostra scheda. Vabbè, prima ormai ci stiamo. I buchi sono giusti, bisogna mettere solo la mascherina in posizione. E andiamo così. Vai, altra pausa. E qui non si riesce a lavorare. Ho capito, il caffè devo piare. Voi ragazzi, vi rendete conto che il titolare è quello che ti interrompe? Piate una pausa. Ma la so appena presa, piate un'altra pausa. Le cose vanno fatte bene. Io capisco che te ne sei riposato e sei rimasto in modalità spa, relax, sì, neve, comunque lì grappino le sera, tutti altri orari, perché comunque tazzi prima, però fate cose con calma, la sera quando sono io qua sono stato a 2000 qua, io stavo schizzato, capito? Io andrei pure te in ferie prima o poi, no? Sì, ma io ritorno e sto peggio di prima. Ma questo è un problema tuo, se tu vai a fare bungee jumping quando vai in ferie, non è un problema mio. Lo so, quello. Beh, lui non è che e ti andato... dico un'altra cosa, lo vuoi sapere com'è la mia giornata tipo? Perché dopo quando esci la mattina, poi sai meglio di me, sei stanco. Certo, torni alle 3:30-4 a casa, dico, mo m'appoggio un attimo. Te svegli alle 6. E te svegli alle 6, poi dici la notte non dormi, ma di che? Poi lì chiudono tutti alle 10 perché ovviamente sulla neve se c'era dalle 7 alle 10, poi ciao, grazie. Certo. Quindi comunque andiamo a mangiare alle 8. E 9:30 stai in albergo. E 9:30 torni, dici, mo, vabbè, non puoi capire che l'albergo purtroppo non è che c'hai la camera col divano, quindi ti appoggi sul letto e alle 10 mi addormentavo. E tutte le sante volte mi facevo 10 ore di sonno più 2 al pomeriggio. Dico, ma tutto sto sonno, ma da dove viene? Che lo fai in giorno, 2, 3, poi dico, ma dopo, ma perché? Esatto, esatto. Se vede, dici che c'hai bisogno, perché effettivamente quando sto al lavoro mi stanco. Io lo vedo. Infatti, giustamente... Lo vedo. Allora, la prossima live su Resident Evil 2 probabilmente domenica. La 2000. Ma allora, ci sei o non ci sei? Non si sa. Domenica? Questo domenica? No, non ci sono. Ma sull'M2 niente distributore? No, in questo caso no, anche perché questo è un M2 su chip SATA. Ti posso dire, non scalda molto. Il distributore sì, è una cosa in più, ma non è proprio quelle cose dici, ci deve sta per forza. Insomma, è una cosa in più che aiuta naturalmente. L'NVMe scalda un po' di più. Allora. Esistono ancora case moderni con l'alimentatore solare AMB? Non credo. Sì. No, tipo sì, questo sì. No, sì, questo sì. Su alcuni modelli è tornata in auge questa cosa, ma questo secondo me l'abbiamo detto anche quando l'abbiamo recensito. Col fatto che ti hanno il controller RGB e il vetro temperato, e questo case costa comunque 40 euro. Secondo me hanno risparmiato il più possibile sul telaio. Beh, sì, può darsi, Ma io dicevo pure per un discorso di struttura, perché la scheda madre invece di stare in alto, perché il case è piccolo, l'hanno messa un po' più in basso, quindi l'alimentatore l'hanno messa in alto. Certo. Purtroppo ogni tanto bisogna anche accontentarsi, come si dice, cioè non possiamo dire sempre, però era meglio così, certo, è normale. Ma alla fine, comunque sia, per il costo che ha, insomma, non è male, non è male. Posso dire anche, non esiste a oggi in case da 40 euro che c'è il vetro temperato e due ventole RGB. Sì, quindi. Allora qui sicuramente perdi qualche grado, però ti dico, in una configurazione del genere, che comunque già originariamente non scalda più di tanto, ci può stare tranquillamente proprio. Allora, adesso vado a collegare i pulsanti. Adesso il caffè già sta freddando. I pulsanti di accensione, power, non c'è reset, perché il reset, il tasto reset è bene utilizzato in caso per controllare, anche perché Resident Evil 2 lo vado a riprendere dal momento in cui lo abbiamo lasciato, che stavamo un po' impicciati con quei spinotti, spinotti, e dovevamo capire un attimino come era la situation, quindi quello sì. Allora, 1-2-3, ci siamo, caffettino volante on the fly. Il caffè ha preso con le 3C, lo so, ma a me non piace, è troppo bollente, quindi comunque le 3C per me non esistono, diciamo, del caffè. Stel, qual è meglio tra una B360 Gaming Plus e una Gaming Pro Carbon? Beh, la Gaming Pro Carbon però non la fanno versione B360, sì, no, la fanno? Sì, non c'ha senso di esistere. Ok, comunque sia la Gaming Pro Carbon tra le due, perché la Gaming Plus è l'entry level.
No, Nairu è diverso, quindi c'è una nuova puntata di Neofita Starter Pack dove spieghiamo questa cosa. Se vuoi approfondire, valla a vedere. Quante qualità oro al giorno, Ste? Ma qualità oro un paio, gli altri sono caffè normali. 4-5, dipende. No, non è fallato, 80 gradi dipende in che case l'hai messo, quanta reazione hai, che 2060 è, le variabili sono tante. Sono tante, molto. Allora, passiamo intanto a tutto ciò che è audio frontale. Io vorrei scartare l'alimentatore, ma se tu continui a usarlo da reggicalze, non posso. Lo stiamo costruendo, dopo glielo facciamo vedere cosa stiamo costruendo, cioè con che cosa lo stiamo costruendo. Sì, che forse basteranno pure. Sì. Cioè, questo qua recuperiamo gli altri tre. Più di tre sono 5-6. Già stanno a posto, ovviamente avanzeranno. No, sì, però questi 4 PC sono uguali, tutti e 4. Ah, capirai, a voi e a te. Allora, USB 3 frontali. Ma quindi, Stefano, hai assemblato il tuo primo PC quando eri già assunto al negozio? No, in realtà l'ho assemblato prima, il mio primo PC assemblato, a parte quelli che abbiamo fatto a casa di Fabio quando eravamo bambini, ho assemblato un PC con un vetro tutto in plexiglass, in ufficio da... Sì, è vero, che quello veniva subito dopo quello dove si è sgarato il dito. Esatto, quello dove mi è zampato mezzo dito, sì. Stavamo io, lui e mia madre, del tipo, no, vi lascio qui, giocate, non fare danni, noi tranquilla ci assembliamo il PC, ma parliamo di 90, 98, 99, cioè roba very old. A un certo punto vedi mia madre che diventa bianca perché Stefano ha adesso 6 litri di sangue da un dito. Oddio, come lo sei fatto? Mannaggia. Perché prima, adesso vedi tutti i bei bordini arrotondati, ormai è tutto arrotondato, la forbice con la punta arrotondata, esatto. Il case con la punta arrotondata, il vano per gli hard disk arrotondato. Prima era tutto invece... La mia era a vista. Era come una volta, le moto non c'erano il controllo elettronico, a carburatore, insomma te facevi male come aprire il gas, non c'era una cosa elettronica. È uguale, il PC era la mia, era, devi stare attento a fine mano. Adesso ti scappa un attimo il calciere, mannaggia, porca miseria, ho sbattuto. Prima facevi, porca miseria, ho perso un dito. Semplice. Allora questo lo mettiamo in posizione. L'anno scorso ha 15 anni. Buono, è una buona età per iniziare. 15 anni è l'età giusta. Se lo fai di meno, dovresti commettere insomma un po' più errori di adolescenza. Già con 15 anni cominci a capire un po' di più quello che stai facendo, insomma. Allora, avvitato l'alimentatore. Comunque vi spoilerò. Cosa utilizzeremo per fare questo supporto che io poggio dietro, questa scatola dell'alimentatore che io appoggio qui per farvelo vedere inclinato, eccolo qua. Abbiamo questo. Fabio ha un'idea, sì, quindi di usarne circa una ventina per creare un cuscinone. Creeremo un cuscinone fatto a triangolo che quando io prenderò il PC ce lo appoggerò sopra. Quindi di fatto dietro ci saranno tanti di questi, non so come li avvolgiamo, come li creiamo. Che utilizzeremo per appoggiarci il case, perché mi piace in questa posizione, perché io riesco a lavorarci, è illuminato bene e voi avete un'ottima visuale perché è inclinato, come vedete anche dalla camera frontale, sta leggermente rialzato. Allora io però se riesco a collegare pure per dire lo speaker, così in questa posizione vedo io, vedete voi, io non sto davanti, se è troppo sdraiato insomma, quindi mi piace. Allora abbiamo messo diciamo tutto, adesso manca da fare i vari collegamenti, quindi dobbiamo mettere il disco meccanico, questo hard disk lo dobbiamo mettere nella parte qui sotto. Come lo posso mettere questo così? Allora, questo qua, ecco, adesso invece sposto questo, sdraio il tutto, anzi lo posso anche girare praticamente. Ci sono dei buchi, vediamo un po' se mi combacia. Allora, eccoli qua, così combaciano, quindi lo metteremo così, bene. Allora, mi servono delle viti belle cicciotte per mettere l'hard disk, eccole qua. Vediamo se riesco mentre lo tengo con una mano. Dai vite. Quando è così, allora, io ho fatto 17 anni 2 anni fa. Quindi mo ce n'hai? Gioca a premi.
Questo è il primo computer del 2001. Mamma mia, Andrea, pure tu sei vecchiotto. Potresti dirmi la puntata di cui si parla del della Gaming Plus e della Pro Carbon? Che devo farla vedere. Dove? Che puntata? Che vado a vederla se vi ricordate. E no, quando abbiamo fatto la puntata? Cosa, dice della Gaming Plus e della Pro Carbon. No, io ti ho detto che esiste, non ti ho detto, però guarda. Cosa? Come si vedono bene i Sì, sì, vabbè, così cavolo, ragazzi, vedete pure voi, eh. Guarda, guarda come stanno, guarda, ecco, ecco, ecco. Se vedete bene fa contrasto. Allora, questo è l'hard disk meccanico. Anche che non c'è una cosa in ambito PC, oggi che ha questo colore con cui potresti confondere. Almeno se non metti in PC anni 80. Una ventola da Noctua, te perdi qua. Potrebbe essere, è un po' più scuro. Eh sì. Allora, messo l'hard disk nella parte inferiore, non mi serve questo, ma mi serve questo perché è piatto. Certo che è un po' scomodo questo, eh. Un po' scomodino questo, perché questo cavo alla fine. Mettilo dritto da qua e dritto da là. No, è dritto a tutte e due. No, è scomodo che le prese ce l'ha da questo lato qua. Eh sì. È un po' scomodo, vedo. Perché alla fine tu esci di qua, ma io devo andare di qua, quindi devo fare sto giro. Però dopo lo devo collegare. Anche gli devo collegare anche l'alimentazione. Sì, poi qua devi fare un bel cable management, perché questo case non ha praticamente il vano per la scuola. Dietro c'è lo spazio. Ce n'ha un po' di spanzetta, ce l'ha, però è poca. Allora, questo purtroppo. Diciamo che non è per te questo case, non è. È più per me. Ma che senti? Maria, dov'è Maria? Allora. Ok. Allora. Sei rimasta anche là dalla chat di YouTube, intanto nessuno se n'è accorto, me ne sono accorto io. Oggi sono poco attivi, ragazzi, però, eh. Sì, oggi li vedo un po'. Sono un paio di settimane che stanno un po' su YouTube e stanno un po' battendo la fiacca. Ma che ne pensate della puntata in cui Stefano ha assemblato su PC Building Simulator invece? Quella la dovremmo rifare pure con Fabio, che lo interroghiamo poi, capito? No, quella che dovremmo farci giocare a Davide per aver imparato qualcosa in tutti questi anni. Beh, lì è abbastanza guidato, ti dice quello che devi fare. Divertentissima, dicono, bellissima. Allora. Allora, questo è l'8 pin per la CPU che andiamo a collegare. Ora 9,70 80. Sì, porca miseria, mi sono sbagliato, ho rivenduto, ho comprato fatto, sul gioco, ho comprato la 9,70 dal distributore, mi serviva per cambiarla 1. Io per andarla a montare non sapevo come si faceva per selezionarla, l'ho rivenduta, c'era scritto sell, io ho venduta, ma io l'ho pagata 2,70, il giorno dopo l'ho rivenduta 80. Ho dovuto riordinare, aspettare il giorno dopo mi arrivava. Una delle più divertenti è perché Ste era molto accelerato, sì, perché la sera invece fischiavo quando avevo fatto quella su Sea of Thieves, ma hanno rinchiuso in cella la sera. Ma quando? La sera stessa, io martedì sera ho streamato insieme a Davide. Poi che ho fatto? Davide ha streamato il tuo gioco. Sì, non poi che ho fatto. C'è stava presente, c'era qualcuno. E poi che ho fatto un macello. Ma non dovevo rinchiudere in cella. Perché? È un bordello facevo. Ho fatto morire, spiegavo le palle di cannone, li sabotavo proprio. Io lo guido io, sono ancorato all'isola. Talmente forte l'ho presa e sono tornato indietro. Porco Giuda. No, è stato divertentissimo. Sono ammazzato di risate. Spariamo qualche cannonata, esatto, Adrian, quello. Stefano, questa sera ci sei su SIA? No, stasera no, non ci sono, perché mi libero purtroppo tardi, quindi questa sera non ci sarò. Quindi non devo fare neanche troppo tardi, e quindi niente, no, stasera non sarò dei vostri, purtroppo, ragazzi miei. Sparato cannonata a caso. Stiamo dopo aver bevuto qualità oro, si sente come i cani anticocaina, tutti pippati e arzilli. Negli ultimi tempi vi è capitato un ordine con una configurazione, sì? In che senso con una configurazione? Una configurazione SLI, no. Ah, SLI, pensavo sì. No, SLI no. SLI ormai non più. Allora, i cavi ho mai tutti dietro. Ora sarà un po' un bordello, non fa, cioè, dopo fissarli, però intanto ho mai tutti dietro, mi sono levati da davanti. Lo so, ma non è che hai risolto il problema, l'hai spostato da. Cioè, da tanto un lato all'altro. Intanto sposta, poi dopo ci si pensa. Ah, viene sposta qua, sposta qua. Non te pensare, tu dici che lui si incolla l'isola, ma non te pensare che Davide sia meglio. Io l'ho visto, cioè, nonostante che ci gioca, c'ha dei grossi problemi. Non ha capito bene come funziona il vento, non ha capito bene un sacco di cose di quel gioco, Davide. Poi raga, qualcuno vada a riparare. Esatto. Lui mica scende. No, mica scende. No, lui. Porca miseria, raga. Andate a riparare sotto. Tra l'acqua.
vabbè. L'altro giorno delega pure là. Allora, cavo 24 pin messo. No, qua non sta buttando fuori case molto interessanti, sta buttando fuori case molto cheap con le ventole RGB. Da qui a dire interessante. Noi ce n'è capitato uno, Stefano l'ha montato, ho detto, stai, questo è il famoso Nova. Hai posta di è Utopia FC. Ah, l'Utopia. Famoso Utopia. Famoso Utopia. La sua frase fu a telecamere spente, a sembrare un PC qua dentro è un'utopia. Allora, sì, è vero, non ci ho bei ricordi di quel case, non mi ha impressionato. Allora, ecco qua, alimentazione ce l'abbiamo messa. Vedi come escono fuori le cose, in due giorni è cascato tre volte dal galeone e non dico altro. Ma chi? Ah, Davide! Poi mica te le dice queste cose. C'è una clip che l'hanno abbandonato, sono partiti senza di lui, bellissima. L'altra sera gliel'ho spammata mentre lui parlava. Io gliel'ho ho comprato i bits io. Gliel'ho fatto, vedi che sto. Era un genio della classifica donazioni. Perché l'ho comprata e gliel'ho rimandata. Gli ho spammato la clip e lui sta lì, si guarda la nave che se ne va. Lui fa: ma avete abbandonato qua? Ma che state a partire senza di me? E se questa nave è sul tramonto. Ma potete comprare la sirena. Insomma, lui sta in acqua in quel momento mentre lui arrivava dal molo. Ah, regà, adesso carichiamo. E la nave è cominciata a andare. Lui si è tuffato, nuotava dietro, poi si è fermata la nave e se ne andava. È bellissimo, hanno abbandonato, è stata bellissima. L'imitazione di Davide ti viene da Dio, Fabio, sembra fosse qui, ma so. No, ce ne faccio a tutti e due. Oh, Fabio, che cosa ne pensi di questa cosa? La facciamo poi, lo mettiamo. Non sei capace su Sea of Thieves, Davide. Ma sto a parlare a te, te faccio vedere io, sto a mano al galeone, poi vedere come lo ti incolli l'isola, ma sta buono, dai. Poi è sempre quello, per fare l'imitazione di Davide, tu vai, devi andare a metà tra Maurizio Costanzo, sì, e Luca Giurato, lì esatto, esatto, viene poi Davide. Ma secondo me l'hanno concepito insieme. Si sono accoppiati Costanzo con... Uno dei due è il padre. Annaggia, l'altra volta il suo tizio stavate per imboccare su un'isola. Ero io, infatti, la nave non avrebbe ringraziato, no. Allora, poi fatto questo, quindi poi c'ho pure. Ah, beh, giustamente devo mettere la scheda grafica. Dov'è la. Allora, la 1050 Ti. Mazza, ma è leggera questa ormai. Sono abituato ormai alle spapagne che mi dai ultimamente. Questa qui. E pensa che sta scheda video è forse nel 40% dei PC recentemente, esatto, prodotti. Esatto. Allora. Alla fine la gente quella c'ha. Ma dai, non fate distruggere. Mi vado a guidare Ianna. Ma sì. Ma quale avete montate l'F3? Quello piccolino? La F3 penso sia il Nova. C'erano, abbiamo, no, era l'Utopia, l'F5 perché ce l'ha portato un cliente con i pezzi presi online, perché non è un marchio che noi trattiamo. Poi ovviamente dopo aver maneggiato quello non è che abbiamo cambiato idea, anzi, perché potrebbe pure succedere, cioè, vedi, carini, sì, questi, costa poco e compriamone un po'. E invece Nine ha confermato. Poi noi onestamente ci sono delle cose certe volte che cominciano a prendere piede e non ce lo spieghiamo il perché. Perché comunque maneggiandolo dici ok, questo costa uguale là, oppure costa di più, ma perché? Tu lo monti come monti gli altri e dici io a casa mia non ce lo metterei mai. Perché? Magari per un periodo c'è quel trend con quel tipo di marchio o con quel modello. È perché sempre qualcuno se ne esce e fa ragazzi questo è buono e voi subito appresso come pecore tutti a comprare quello, poi la sua Amazon è finito. No, però spesso bisogna spezzare una lancia a favore, c'è chi guarda solo online, purtroppo il problema non è di chi si lancia, capito, come i pecoroni, il problema è che guardando una al di là che si fidano guardando una foto spesso è ingannevole, perché tu non riesci a capire la qualità del materiale, poi se non ti cavano sotto le mani tutti i giorni non riesci neanche a fare un paragone. Quindi la guardi, dicevo, a me mi sembra figo, poi vedi LED RGB. Il problema secondo me deriva dal fatto che l'80% delle persone che hanno un canale YouTube di cui voi potete vedere un video in realtà maneggiano meno hardware di quello che voi credete, quindi comunque hanno meno possibilità di farvi un termine di paragone. Un canale che normalmente non recensisce un case, se voi gli date un case, magari l'ultimo modello l'ha visto due mesi prima, in un anno assembla dai 5 ai 10 PC, è normale che non ci può avere la vastità del... Sta parola non si può più usare, appena uno dice vastità e niente, quello che hai detto prima non conta più. Porca miseria, devo riformulare tutto da capo, senza vastità.
e ride. Ride, lui ride. Vabbè, finisci il tuo concetto, finisci. Over Frank, che deride il figlio, cioè come se tuo padre... Over Frank è il padre di Maria. Il PC di mio figlio ha la 1050 Ti, poverino. Oh, e scusa, ma Over Frank, ma quanti figli c'hai? Perché uno è Maria e c'ha, quanti anni c'ha? 12 mi sembra. Che l'altra sera ne parlavamo. Mamma mia. No, Gianluca, per carità, l'iTech ricopre comunque la fascia economica. Però nessuno consiglia iTech al posto di Cooler Master. Perché c'è gente che consiglia Nova al posto di Cooler Master e Corsair? E questa è la cosa. Cioè, le cose vanno paragonate tra le loro fasce di prezzo. Come quando è uscito il TG5 Sharpin, sembrava che era il case della vita. Era un case come un altro, con un sacco di problemi, che erano poi tutti problemi che avevano anche gli altri case sulla stessa fascia di prezzo. Esatto. Quindi non c'era un reale motivo per consigliarlo. Però c'è stato un momento in cui se non compravi uno Sharpuno di G5 ne eri nessuno. Ne eri nessuno perché non capivi niente di informatica. In Gigiccio, se si blocca abbiamo qualche problemino con quella scheda madre. Se lo fai da DOS, prova a fare la procedura quella manuale, cioè non dall'M-Flash della scheda madre, ma fai la procedura quella manuale. Non mi ricordo, sai, se ci avevo fatto un video su questa cosa. Maria ha 12 anni e Costantino quasi 16, dicevo. Ah, quindi ce ne hai due. Ah, ecco perché. Un processore 5 o il 7, 11, guarda, 1150 è impossibile perché non sarebbero rimanenze di magazzino che noi non abbiamo, però di 1150 abbiamo qualcosa sull'usato Pavilion, quindi vai su usato garantito e cerca, ci dovrebbe essere qualcosa. Il nostro usato comunque è garantito un anno. Un po' un problema spalmare il tutto qui al centro di questo. Ma non è, allora, la questione non è dire io questi Riodoro onestamente non lo so chi li produce. Quello che vorrei farvi capire è che non sono né più né meno buoni di altri alimentatori prodotti dalla medesima casa. Io adesso non so chi li fa, ok? Poi dipende, ripeto, dal modello. Ci sono delle case che si affidano a dei produttori che gli fanno questi alimentatori, però non per tutte le linee di prodotto tutte le case usano le stesse, chiaro, le stesse fabbriche. Noi usiamo tanto Antec perché tanto Antec, come detto, è Seasonic, quindi come caschi bene, però ci sono altre case che per la fascia più economica vanno su fabbriche meno, diciamo, qualitativamente non al top, e quindi per alcune fasce di prodotti di questi marchi è sconsigliabile l'acquisto. Tutto qua, che è lo stesso motivo per cui tutti consigliano alimentatori VGA, perché sono fatti da fabbriche che sanno il fatto loro. Però non è che gli VGA sono migliori degli altri, questo è, cioè, io questo vorrei farvi capire. L'VGA non è migliore del Seasonic, non è migliore dell'Antec, non è migliore del Corsair, fatto dalla stessa casa che gliel'ha fatto l'VGA, alla VGA. Questa è la cosa che... Poi tra l'altro parliamo di un marchio che noi abbiamo anche cercato di trattarlo, ma è un marchio che non c'ha l'ufficio in Italia, quindi a meno che non lo comprate su Amazon, per farvelo cambiare in garanzia è un casino, non è così facile. Però il PC di Maria vale il quadro di quello di Costantino. E che c'ha Maria? E poi scusa, perché fai Over Frank? Perché fai disparità tra i figli? Dovrebbero avere lo stesso PC. Esatto. Non è carina questa cosa. Non è carina, infatti, eh. Questo cavo del 24 pin non mi entra nella bombatura. Nella sbomballatura? Ecco qua. No, non c'è entrato. Devo spostare io a mano per farlo entrare. Complicato però, eh. Da chiudere, diciamo, comunque cercato di spalmare i cavi, diciamo, in questa zona, che qui sotto ci stavano per ancorare. Sì, poi vedi che la spanzetta ce l'ha, ma non ce l'ha su tutto. Infatti c'aveva dei gancetti qua per ancorare, ma ho preso la paradio e ho fatto in unica ancora qua dei cavi, che tanto poi intruppa. E quindi ce lo posso mettere. Allora, Maria è palesemente la principessa di papà, giusto? Allora, se una 580 Nitro quando si collega si accende solo il LED, ma le ventole non girano, è da cestinare, vero? Sì. Ma G. Calbo, la questione è il discorso l'abbiamo fatto più volte. Quello che ti dico è che noi quello che scegliamo
è quello che a noi piace, quindi noi non trattiamo cose che non ci metteremmo a casa o che non consiglieremmo ad un amico, questo è sicuro. Quando vediamo che un marchio comincia a dare problemi o non ci dà supporto o gli scrivi non ti rispondono o arrivano sempre in ritardo, tendiamo a scartarlo. Quindi negli anni ci siamo fatti il nostro pool di marchi seri, che noi consideriamo seri. Ciò non toglie che un marchio può entrare e uscire dal nostro cerchio della fiducia. Vi faccio un esempio. Diciamo che è difficile entrarci, però facciamo un gioco. Se un vostro amico stretto, insomma, io, lui, vi chiedessimo che cellulare ci consigliereste e quale cellulare secondo voi non è buono, direi un po' i marchi. Mo ti senti un attimino. Poi mo continuiamo. Intanto il PC l'abbiamo finito, adesso lo accendiamo e dopo continuiamo questo sondaggio, eh. Sì, poi sono volati. Sono lì sotto, sì. Quali erano questi? No. Sì. No. No, non so quelli. Sono questi, eccoli. Allora, il 20 Pro ce l'ho da mese, una mina Xiaomi buono. Ah no, non ce lo posso più mettere. Ce lo posso più mettere perché mi scivola questo. Allora, quindi lo metterò per dritto. Allora, P20 Pro ce l'ho da mesi, è una mina. Lo Xiaomi è buono, ok. Poi Poi. Basta, solo voi due? Ci fate vedere l'installazione di Windows? Che ci vuole? Sì, che ci vuole. Appaiscia. Dipende dal budget. S9 per esperienza personale. Io ho un iPhone 3GS e mi trovo bene. iPhone per Fabio, Xiaomi per Stefano. Samsung o iPhone? Allora ragazzi, no, vi dico, ditemi voi una marca che secondo voi non è buona di cellulari, tranne quelle sconosciute, riparo dalle più famose. Perché? E perché, anche diteci. Cioè, motivate la scelta. Allora, questo intanto lo accendo e vediamo l'effetto che fa. Allora, questo è PC finito, ragazzi. Molto carino, considerando, insomma, il tipo di PC, budget, il case. Guardate davanti che carino. Guardate che bella esterica davanti. Questo l'ho davvero temperato di lato. Le due ventole, comunque, queste qui sono RGB, cambiano colore. Quindi, insomma, non male. Devo dire, comunque, molto carino, eh. Venuto molto carino come tipo di lavoro. Adesso ve lo volevo lasciare così, però il problema è che così non ce lo posso lasciare. Allora, c'è una qua. Pingo pallino. No, potresti prendere delle cover in gomma, delle guaine in gomma per hard disk da 3,5 che le vendevano un po' di qualche anno fa. E adesso poi vi spiego perché parliamo di telefoni, per fare un esempio dei marchi anche di PC, quindi si ricollega tutto. Quindi potresti cercare, insomma, Pingo, potresti cercare queste scocche, in realtà non è una scocca, è soltanto una cover che si monta intorno in gomma, tipo antivibrazione per i dischi da 3,5, così almeno te lo isolano. Allora, vedi, iPhone non è buono, sistema pessimo, bene, vediamo, Samsung Galaxy A8 2018, Asus Zenfone pessima assistenza. Dice Zenfone per essere assistenza, vuol dire che ce l'ha avuto. Lì si è rotto, esatto. Che ci può stare. Se hai avuto a che fare, aspetta, con l'assistenza, però, e un marchio ti fa sentire abbandonato perché magari ci impiegano tanto a mettere a posto, tu c'hai una percezione poi brutta. Però vedi, LG, la fotocamera non mi piace, nemmeno la ROM. Samsung, Apple, obsolescenza programmata. LG, Samsung Note 9. Ok, Samsung. Io ho un S8 e amo Samsung. Vedete, se avessi soldi prenderei Pixel, eviterei come la peste LG. Bella, grazie, è vero. Ok, allora, Huawei ha un imballaggio scandaloso, non mi dà granché fiducia, ma parlo del P20 Lite, sembrava una Maracas. Ok, Apple da scartare a priori, troppi soldi per quello che offrono. Huawei e Honor da scartare perché pare abbiano spyware, Xiaomi non saprei. Asus Max Pro M2, non male, ottima batteria e qualità, all M1. Allora ragazzi, notate tra di voi già, basta che vi rileggete gli ultimi 10 commenti sia su Twitch che su YouTube, la differenza di giudizio personale che avete sui vari brand. Non c'è uno che ha detto la stessa cosa dello stesso. Si possono poi ritrovare, uno dice Samsung, uno dice Apple. Questa cosa succede anche sul mondo del computer. Voi vi trovate bene con un marchio perché ci avete avuto un'esperienza personale, o un vostro carissimo amico la sta utilizzando, quindi dice, me l'ha detto lui, va benissimo.
non vuol dire è uno su X, perché è un'esperienza personale. Se tu ti trovi male, vedi, con mezzo un termosifone, comunque ad oggi direi Xiaomi, l'ho dovuto mandare 5 volte in assistenza. Ci sono delle differenze tra chi ama Apple, chi ama Samsung, chi si attacca al brand, chi si è sempre trovato bene, chi ha fatto un'esperienza e si è trovato male. Da lì voi date un giudizio vostro. Rigirate questo, perché sui cellulari sicuramente avrete avuto molto più esperienza rispetto ai componenti informatici, visto che non è che cambiate una scheda video l'anno, il cellulare più o meno sì, tra un regalo, una cosa, se rompo devo ricomprare, cioè voi riportate questo giudizio personale, quindi questa disparità, questa differenza di giudizi personali sul mondo dell'informatica. Noi che tiriamo un po' i fili, diciamo, perché vendiamo diversi brand, con tutto che poi scegliamo anche per noi stessi, perché anche noi a casa utilizziamo componenti da PC, valutiamo il marchio che si rompe. A me, se viene mia mamma e mi dice: mi dici che scheda video devo montare all'interno del PC? Di certo non gli direi mai un AMD RX 580, perché so che si rompe, perché ci ho avuto delle brutte esperienze. Ma io non ce n'ho avuta una, perché ne ho comprata una, perché ne abbiamo comprate 100 e magari dei 100, sì, solo che oltre che le nostre personali si sommano quelle di parenti, amici, e si sommano pure, che poi sono il 90%, quello che tu vedi passarti in negozio. Perché se un prodotto viene venduto oggi, ok, ne vengono venduti tanti, e quel prodotto ha un problema, tu a distanza di 6, 8, 10 mesi, un anno, te ne accorgi, perché te li vedi ripassare tra le mani, in garanzia o anche fuori. Vi faccio un esempio: le schede madri all'epoca Asus andava forte, andava fortissimo. So che tu 1155, perché no, stavo a leggere di metterle le 9390, è scoppiata, coraggio. Ce ne sono tutta la serie P7 e P55, che Stefano se li ricorderà, specialmente quelle LX, P7 P55D, P7 P55DE, quello che vi pare, tutta quella serie là, nel giro di un tempo compreso tra i 2 e i 4 anni si sono rotte, penso tutte, cioè noi ne abbiamo cambiate una marea. Siccome nessuno ne parla, post vendita nessuno ne parla. Non ne parla nessuno, perché chi l'ha recensita all'epoca magari ti dice: ottima scheda, bella, stabile, overclock, va da paura, ok, ma da qui a 3 anni sta scheda c'è, esiste ancora, a regge, c'ha problemi di durata. Questa cosa non lo scoprirà mai, lo scoprirà a distanza di tempo. Quindi l'idea che tu ti fai è su un brand è data dai prodotti che ha fatto fino a quel momento. Poi noi adesso vedi, vendiamo MSI, che ne sappiamo se i prodotti che vendiamo oggi sono prodotti validi? Semplicemente adesso un marchio campa pure un pochettino di rendita, quindi quando va bene alla fine comincia a prendere piede. Però la cosa che vi dico è: non fermatevi mai sul giudizio estetico o sull'overclock o su quello che sia, perché il test che voi vedete viene fatto in quel momento, si riferisce in quel momento. C'è la voce più importante, è quella dell'affidabilità, e sulla scatola non c'è scritto. Sui test che vedete non ci può essere, perché nessuno può far andare avanti nel tempo per dirvi tra 3 anni quante di quelle schede si rompono. Però è importante, perché se voi comprate una cosa e vi si rompe fuori garanzia, e scommetto che vi è successo quello che vi pare, col cellulare, con la lavatrice, col televisore, vi posso assicurare che vi rode, e vi rode pure parecchio, specialmente se è una cosa che avete pagato. Esatto. E quindi, insomma, per chiudere il discorso, è quando date un giudizio tenete da conto che il vostro è un giudizio personale. Sì, quindi adesso Lupo Solitario ci chiede: Sapphire Ryzen RX 580 è buona? Prestazionalmente sì, ti dico, per scelta mia personale, conoscendo il marchio, sapendo che è un AMD, sapendo un sacco di cose, io non la comprerei, non la consiglierei a un amico, non la metterei mai dentro un PC di qualcuno che conosco. No, perché dopo lo sappiamo che se la monto a casa di un mio carissimo amico, gli si monta quella perché trova un'offerta su Amazon, trova un'offerta in vendita, dicevo: oh, prendi questa, è buona, c'ha le prestazioni pari a una 1070. Io la monto a casa, già lo so che sto colpa di me, perché prima o poi mi scriverà e mi dirà: a ste, accendo il PC, dopo un po' mi va a schermo nero, che può essere, io farò la scheda video, perché lo so che si rompe. Non è detto che si rompa, però la percentuale a quel punto evito, vado dove percentualmente si rompe meno. Quello è il discorso. È vero che magari a volte si paga un po' di più, no? Quindi poi molti di voi dicono: i Samsung va male. Io, per dire, c'ho l'S9 Plus, no? Io l'ho trovato bene con l'S7, sono stato sempre un iPhoneista, ce l'ho avuti tutti, dal 3G al 6, tutti. Poi ho skippato il 7, invece di fare l'X o l'8, ho provato a fare l'X, ho preso l'S7 Edge della Samsung, mi sono trovato bene, perché la ROM alla fine dentro quella Samsung è personalizzata, quindi è un Android più facilitato, poi hanno integrato con Google, insomma, sono diventati più semplici. Addirittura adesso mi sei aggiornato l'altra mattina, è diventato un iPhone. Cioè, è diventato... le palline, l'orario l'hanno spostato a sinistra quando sblocchi il telefono, l'hanno messo qua a sinistra invece che a destra,
un sacco di funzioni. Sì, hanno messo che se tieni premuto ti dice quello che vuoi fare, a chi vuoi scrivere, come, cioè hanno cambiato un sacco di cose, che è diventato, ormai si sono diciamo unificati. Io mi trovo bene, ti dico, se esce l'S10 lo faresti? Sì, poi magari lo sto pagando, è un po' overpriced, però comunque ci sta, cioè a me mi trovo bene, lo ricompro. Comunque, per quello gli youtuber tech dopo quella prova rimettono tutto nella scatola e rimandano indietro il più delle volte. Sì, beh, spesso gliele mandano, fanno la recensione, gliela rimandano indietro, loro non sanno, loro l'hanno recensita in quel momento, anche se fanno un test che la stressano. Pure se prendi un'auto da 0 a 100 ti fa vedere i test, i consumi, sì, ma fammela vedere quando c'è 100.000 km, fammi vedere come c'è arrivata, perché stanno macchine che la prima Smart arrivava a 60.000 km, mettevi più olio che benzina, il motore non arrivava a 80.000 km, alcune sono arrivate sopra i 100, ma se 40% buono a 80.000 dovevi cambiare il motore, una puzza del bruciato, è una cosa che poi hanno risolto con le versioni successive. E chi te lo dice? Dice una macchina da paura, costa un botto. Purtroppo la gente fa scelte economiche, purtroppo non sta a vedere la qualità per quanto riguarda un computer. No, no, non è che guardi la qualità, cioè è che cerchi la via di fuga, l'escamotage, c'è una cosa che costa meno. Però poi non è sempre la cosa che... Mo te faccio l'esempio più stupido che mi viene in mente, no? Allora, sapete che sono andato su Aneve, io non so scia, no? Allora, lì a Pescasseto c'erano due scuole di sci. Mi hanno consigliato, già sapevo quale, però io ci sono andato alla prima, ho chiesto scusa, ok, quanto mi viene un'ora? Lui fa, guarda, ti viene 35 euro. L'altra scuola di fronte, quindi se tu immagina due, uno davanti all'altro, ci sono solo quei due, vai da quell'altro, li vedi, una è quella storica, quell'altra è quella più nuova, ci vai, tutti i ragazzi più giovani, e gli fai, scusa, quanto è un'ora? 55. Adesso, la maggior parte delle persone, poi dopo sulla pista, lì si chiama campo scuola, no? Quindi stai là, ci sono 30 persone che imparano, 28 stavano con la scuola, quella che costava meno. Poi, stando lì nei giorni, ho capito pure perché. E il mio cervello lì, la prima cosa che mi ha detto, vediamo se è la stessa cosa che ha pensato tu. Se io vado da uno e mi dice 35, quell'altro fa 55, ti dico ok, sono 20 euro. Sì, ma li vale. Non penso mai che quello è matto. Dico, se questo gli sta di fronte, si permette di fare 20 euro in più, la prima cosa che penso, dato che vale. Ti dico ok, quello sta basso, quello c'ha un tipo di clientela, sicuramente lavora in un certo modo, quello va sulla quantità. Quell'altro sicuramente lavora in modo diverso. Se la differenza di prezzo è superiore a 5 euro, che stiamo parlando che costano quasi uno doppio, certo, dell'altro, perché certo, devi vedere la cifra e basta. Se dici ok, sono 20 euro, non so tanti, no, però 35-25 è quasi il doppio. Certo. 35-55, scusa, è quasi il doppio. C'è il motivo, quindi il mio cervello, la mia cosa, mi ha detto ok, vado da quello che costa di più, che è una cosa in controtendenza, però lì io non ci ho avuto esitazione, tipo quello costa troppo di meno. Troppo di meno. Se questo sta di fronte e gli sta aperto da anni, pure questo, non penso che sono scemi. Esatto. C'è qualcosa che e non ragionano tutti così. Mi dispiace che ormai ho tannato, lo devo dire, perché Checco ha scritto vai da quello di 35 e poi ha cancellato il messaggio. Però no, ci può stare, no, perché l'80% delle persone ragiona in quel modo. Ci può stare. No, aspetta, Fede, blocca tutto. Alessandro, come tolgo la pasta della CPU? Con uno Scottex. Con uno Scottex e basta. Non usare alcol, perché puoi fare danni. A meno che non è alcol isopropilico. Però comunque sia. Sì, però io. Isopropilico, ho visto fare cose all'isopropilico che voi umani. O prendi l'Articlean, che è l'Articleaner, che ti dico quello. L'Articleaner, certo, la paghi 10 euro, una boccetta che ce ne fai 100 dei processori, 100, no, 50 processori potresti pulire. Però ti dico, se è secca, prendi uno Scottex, lo pieghi, lo passi sopra, si gratta via, si toglie, non c'è poi bisogno. Comunque, ti dicevo, per concludere il discorso, poi nei giorni successivi, andando a cena, parlando con persone, ho scoperto che quelli sono più giovani, più qualificati. Ho scoperto, mi hanno raccontato delle cose, che quelli non pagano il ticket quando vanno, quindi stanno d'accordo con quelli che gli alza la sbarra, quindi non pagano la cosa di impianto. Gente che gli ha dato il figlio e questi puzzano di alcol alle 9 di mattina, io sono andato a ritoglie. Ho saputo tutte queste cose, le ho sapute dopo. Ora ha fatto bene andare. Poi, Marco Palmitesta, la seconda volta che la scrivi, ti rispondo. Il 6700K con una 0 a 170 deluxe insieme a 270 testari, io ti direi 270, non lo so, io ti direi, secondo me... Il prezzo ci può stare, che non è che non ci può stare, però boh, 270 euro per una scheda, cioè il professore vuol dire che te lo sta vendendo a 200 euro e la scheda madre a 70, questo sarebbe. E per un 6700K, sì, però tirerei un po' il prezzo, boh, 250 direi, giusto, tu che diresti? Non ho seguito. Un 6700K con una 0 a 170 a 270 euro. È tanto. È un po' tattino, secondo me. Cioè, la scheda madre purtroppo è una 0 a 170, può essere deluxe, può essere quello che te pare, ma la scheda madre del genere ad oggi c'è un valore più o meno di una cinquantina di euro.
processore lo puoi pure considerare 200 euro, però se lì ti fa una cosa comprato precisa... da privato, Stefano, sì. Quando dice una cosa è sempre riferito comprato da privato. Sì, da privato io direi la io pagherei 230 per un discorso del genere. È vero che il processore dice il 6-7K, lo so, però io con 200 euro, 220 euro sto quasi che mi prendo un 7-7, perché alla fine stanno lì, non è che lo trovi a 300 euro, è difficile. Che dopo alla fine quando comincia ad arrivare a un 8600K, a quel punto il 6700K non c'ha, cioè non c'ha senso, no? La ROG Strix 0390F Gaming, la linea F è quella un po' più light. No vabbè, però no, però la ROG Strix è la linea più alta. E sicuro, guarda, il chipset è buono, la ROG a me piace esteticamente. L'unica cosa che io non me la comprerei è perché so che spesso a me mi ha dato problemi. Purtroppo è così. Per iniziare è meglio una 1050 Ti e una 1060, naturalmente se hai un budget a disposizione una 1060. Che ne pensate della 580 Asus Strix? Uguale, indipendentemente dal marchio che la produce, stiamo parlando sempre comunque... Sicuramente è meglio della Sapphire. Sì, sicuramente è meglio della Sapphire, però comunque una 580 è sempre quella di AMD. Quindi il fatto è che c'ha un TDP alto per raggiungere le prestazioni di una fascia media di Nvidia e c'ha una percentuale di rottura leggermente un po' troppo alta secondo noi, quindi... Non andrei su AMD come scheda grafica. Allora, ma come mai c'è necessità di installare il driver della LAN a mano? Nairo, ti spiego, perché le schede madri di ultima generazione, Windows 10, quando tu lo installi, non include spesso alcuni driver, cioè parecchi ce li ha, ma i più recenti magari non li ha integrati, quindi non riesci a vedere, ad associare un driver a questa scheda di rete, anche se vecchio, anche se è aggiornata ad agosto dell'anno prima, non ce l'ha. Quindi è necessario mettere o tramite CD o scaricarlo dal sito e metterlo su una chiavetta il driver di rete. Una volta che prende, poi passi tutto tramite MSI Live Update e si aggiorna tutto. Però è per quello. Succede sempre, insomma, quando il sistema operativo è uscito da un po' di anni, poi non integra più i driver più recenti delle schede madri che escono dopo. Gigabyte OC Gaming è affidabile? 2070? Sì, la Gigabyte fa un leggero coil whine, il rumore quello di friccichio di corrente è leggermente un po' troppo accentuato, però è un difetto, diciamo, tra virgolette, di fabbrica, cioè chi lo fa ci soffre un po', però alla fine comunque la scheda è buona. Poi, altre domande. Una... MSI H370 Gaming Pro Carbon è compatibile con il 58500 e 16 GB di RAM? Assolutamente sì, ce lo puoi mettere. A me mi non si dice, no, in realtà è sbagliato, si può dire. È che ormai è rimasta l'hanno aggiornata questa cosa. Quindi si può dire. Se vai a vedere si può dire. Però c'è rimasta la cosa che a scuola ci dicevano, a me mi non si può dire, ire l'H va a morire. Dove posso trovare i driver generici della rete di Windows? Non è di Windows, quello è un driver generico di questa rete. Se questa scheda madre monta una scheda di rete Intel, gli servono i driver di Intel. Tu normalmente li trovi sul sito della scheda madre, quindi in questo caso MSI driver download, modello di scheda madre B360M, sezione LAN, scarico, chiavetta, eccolo qua. E siamo arrivati. Allora, seleziona la lingua durante l'installazione, non so che... Ah, perché lo stavo disinstallando? Forse è che c'è una versione più aggiornata? Allora, comunque io non condivido quelli che dicono prendi una 1050 Ti e giochi bene a 1080p, perché probabilmente giocare bene a 1080p non sanno che significa. No, in realtà perché magari loro si basano su un gioco, tipo vedi Fortnite eccetera eccetera, che sono un po' più leggerini. Si può dire ma non scriverlo, esatto Ziollo, ma io appunto lo dico perché non scrivo, in realtà l'avrei pure scritto perché sono ignorante. Quanto costa una configurazione fatta da voi fascia media? Domanda generica, ma più o meno dipende, cioè quello dipende dal costo dei componenti che sono in circolazione. Alla fine se tu ti fai un preventivo online e ti devi far montare un PC da noi, più o meno spendi stessi soldi, perché da noi l'assemblaggio è totalmente gratuito, non lo paghi neanche l'installazione di Windows, quindi tutto ciò che è manodopera non la paghi. Se vai a vedere non è che spendi tanto di più. La configurazione media dipende a cosa ci devi giocare, che cosa ci vuoi fare, che budget vorresti investirci. Più ci spendi sui PC è meglio è. Quindi se tu hai 1000 facciamo un PC da 1000, se hai 1200 facciamo un PC da 1000. Un PC buonino per iniziare, diciamo, per stare bene, giocare un po' a tutto quanto senza troppe pretese, stai tra i 700-800 euro, insomma. Comunque non condivido, no, quello già l'ho letto. Fortnite leggero? Beh, Fortnite non è un gioco pesantissimo, cioè non è che ha questi effetti luce che comunque sia, anche perché ci si gioca pure con il Ryzen 2004G, ma pure con 2.2 con la scheda video integrata. Non è tutto, insomma, sto giocone Fortnite, non mi pare, insomma. A me mi
Par di sì. Potete domandare nel primo paese che trovate andando a diritta. Manzoni, Promessi Sposi. Hai ragione, bravo, ma da evitare ai colloqui. Sicuramente sì, Pingo. No, vabbè, tanto i colloqui non li faccio, quindi mi salvo. Con il 5-8005, ah, dai, il 5-8005, una 2060 MSI Gaming Z, riesco a giocare con un monitor 2K a 144 Hz? Sì, ce la faresti, ma dipende sempre dal titolo. Dal titolo è da che gioco metti. Se tu metti Battlefield 5 e stai giocando con un i585 una 2060 in 2K a 144 Hz, non ci giochi, ma non ci giochi manco con un 97K e una 2080, perché non è ottimizzato. Se giochi a altri titoli, adesso vedrai Anthem, The Division 2, non ci giochi a 144. Cioè, Fabio non ti ha fatto il colloquio, si è raccomandato? Assolutamente sì, non ho mai fatto un colloquio. Io sono arrivato e ho detto ok, io sono il più bravo, lavoro io, punto. Con 800 euro posso comprarmi un buon PC, dipende tu che intendi per buon PC, perché se intendi giocare in 2K a 144 Hz tutti i titoli che usciranno, ti posso dire che no. Fino a che scheda video può supportare un i5-8004 per via del bottleneck? Ma io credo fino a una 2070 ci stai, perché è come se su un 8.4 ci monti una 1080 Ti, cioè ce la faresti, dai. Dipende poi dal titolo, quello che sfrutta un po' più la CPU, quello che sfrutta un po' più la GPU, insomma. Comunque, salve, scusa la domanda lunga. Un vecchio PC con socket 1150 è un problema di collo di bottiglia, data la sbagliata correlazione con un Pentium e una GTX 960. Per cambiare processore non tutta la build, quale vi consigliate rapporto qualità prezzo? E dal vostro sito è possibile acquistarne un 1150 Pavilion? No, non è possibile acquistarne un 1150. Ma gli ho già risposto prima, devi vedere sull'usato. Sull'usato, quando ci capita l'usato lo puoi acquistare. Però c'è qualcosa 1150, perché mi sembra che stamattina... Sì, è arrivato un 4690. Quindi c'è un 4690, quindi da prendetelo. Prenditelo sul nostro sito, sezione usato, c'è un processore 1i5-4690 che sarebbe perfetto per giocarci ancora, per tenere quella configurazione in piedi. Ragazzi, esiste una versione mid tower anche di un'altra azienda, della versione C700M della Cooler Master. Sarebbe bello, ma al momento no, quello che è so la stessa cosa, no. Abbiamo detto noi, questo sarebbe bello, questo è, se ne esistesse una versione da 100 euro o meno mid tower, esatto. Perché è molto grande. Ciao, vorrei sapere se con una Z390 Gaming oppure un ASRock Z390 Pro riesco a fare overclock su un 96K. Sì. Basterebbe un Corsair H45? Ce la fai perché almeno 9SK non... sì. È proprio un giocattolino, esatto. Il 9SK non scalda molto, però ci puoi provare. Poi male che va, cambi il dissipatore dopo o lo ritogli, insomma, però comunque lo puoi fare. Che scheda video mi consigli con un i5 96K? Dipende quanto ci puoi spendere. Ci potresti mettere pure una 2070. Se vuoi il miglior rapporto qualità prezzo ad oggi sul mercato, se non vuoi spendere molto, è la 2060, che si aggira intorno ai 400 e spicci euro, 420 insomma più o meno. Ragazzi, allora, sì, direi che flashiamo il BIOS e poi ci possiamo anche congedare. Sarà una settimana piena per noi, perché ci sono ammucchiati un po' di PC, perché mancavano dei pezzi che io, essendo assente, non ho ordinato. Quindi questo ha venduto cose che non abbiamo. È venuto tutto, è venuto pure la roba già ordinata. Dobbiamo fare il PC a Crazy 85, che non so, ad oggi non ci sta seguendo, ma stanno arrivando la scheda grafica, qualche altro era un po' un problema, sempre per sto capitano cinese. Allora, prego Antonello. Redemption 1 sia giocare che lavorare. Per giochi intendo giochi come Fortnite, Apex, c'è GTA. 4670, non 4690. Vabbè, cambia poco. Sì. Cambia poco, sfruttalo. Sfruttalo, quello lì guarda che è buono. Lo so, però purtroppo vedi, Mr. Link, per giocare tu sei partito da titoli più leggeri a titoli più pesanti, cioè Fortnite, Apex, GTA, FIFA, mentre lavorare nello sviluppo siti web con 800 euro ce la fai. Tu ci potresti giocare a quei titoli che hai detto, però non pretendere di giocare in dettagli massimi, risoluzioni altissime, cioè, giochi full HD 60 Hz, e alcuni giochi dettagli medi 75 puoi azzardare. Sì. Allora, buon lavoro, io comunque non ho trovato ventole compatibili con quel connettore. Mi sono perso, mi sono perso. FIFA è leggerissimo. Sì, FIFA è leggero. Però ti parlo quando mi dici GTA, invece no, capito? Allora, quello mi pare che è buono, vi sto poi cominciando ad amare. Qua, ragazzi, sempre la solita cosa, voi comprare il PC oggi gioco a FIFA, GTA. Ok, tra un anno a che gioco? Buono, non lo so, ma non è che tra un anno... Se esce GTA 6 io cambio il PC, sarà più pesante, quindi comunque un po' di elasticità ce la deve avere la macchina che voi comprate. Esatto,
Se no sei costretto subito a... Per quello che io vi dico, che oggi non è sbagliato, se giocate in full HD, comprare una 2060. A meno che Star Trek non la cambiate, vai tranquillo che tra 2 anni e mezzo la vostra 2060 sarà la scheda ideale per il full HD, per la roba che starà uscendo. È come chi ha comprato la 960 4 anni fa e diceva: no, ma è troppo, non mi serve. E non ti serve. Oggi in full HD con la 960 ci giochi manco più. Esatto. Allora, io volevo ricordarvi, prima, tanto Mose sta finendo di aggiornare il BIOS, vi volevo ricordare che praticamente stasera su Twitch continueremo, intanto si è spento il PC, ci mancano 4 sub per la nuova emoticon su Twitch. Adesso vediamo se qualcuno di voi non si è ancora spostato su Twitch o ancora non ci ha followato, basta che vi vedete una clip di ieri sera e sicuramente vi fate un account, entrate, fate hobbies. Su Twitch, ragazzi, vi ammazzate le risate. Ieri sera ci siamo sbellicati. Io vi consiglio comunque sia. Anche su Instagram, ieri abbiamo messo la storia che stavamo per andare live, molto carina. E se non l'avete fatto, anche su Instagram andate. Tanto EasyFix Roma ci trovate, certo, su Instagram. Sono stato io 5 giorni, si è visto manco una foto su Instagram. Manco una, fosse una. Fatte le storie, ho fatto. Fatto questo, ho capito. Posto lo ti fa, c'avevo da fare un attimino. Il tuo Super Samsung S11, sì, ma c'avevo da fare un attimino. Quindi, se non l'avete ancora fatto, per chi ancora non lo sapesse, non l'avesse ancora fatto, vi rimando a spostarvi comunque, ad andare anche a follare. Mettete il follow anche su Twitch, perché stiamo crescendo. Davide sta facendo un bel lavoro, stiamo diventando una bella community anche di là, che quella ormai è diventata la community della sera, molto del cazzeggio. Quindi comunque sia, venite, se volete fare 2 risate la sera, veramente ci sbellichiamo, perché siamo anche molto più sbottonati, non che ce l'avamo la roba, sbottonati nel senso che parliamo più spigliatamente, insomma ci facciamo 2 risate. Per Invincibile 98 S340 Elite a 50 euro va bene, sì, il prezzo va bene, l'Elite ok, però se voi guardate intorno con 50-80 euro, quindi... Beh, però se è nuovo 50 euro prendilo, eh. Sì, però per dire, se è usato, no, però l'S340 Elite non puoi montare un radiatore 240 nella parte top del case. Io ce l'ho a casa, non c'ho l'Elite, c'ho il normale, però ti dico, ad oggi 50 euro, roba che con 70 ci compri. Sì, però la qualità dell'S340 comunque, anche sì, oggi, anche se è in case vecchio, no, certo, è comunque superiore a quello che tu puoi comprare, sì, con 50 sì, euro. Sì, vabbè. Per quello ti dico, se è nuovo prendilo, se è nuovo, se esatto, è usato lascia perdere. Bene ragazzi, allora il BIOS l'abbiamo aggiornato, non possiamo andare oltre perché come vedete la schermata del live update per scaricare tutti quegli aggiornamenti che sono circa un giga di roba più o meno, no? Quant'è più o meno? Molto meno. 3-400 ok, no, roba proprio. 3-400 megabyte di roba, farebbe laggare tutta la live, questo lo facciamo infatti sempre a fine live. Quindi ragazzi, noi ci ritroviamo domenica, esce il video sul nostro canale. Invece per quanto riguarda Twitch, quindi, perché continua purtroppo, noi su YouTube dobbiamo fare solo il venerdì pomeriggio o i video che escono. Per stare con noi in compagnia, vivetevi anche a pieno al 100% anche il discorso serale che c'è, che comunque sia c'è Davide, che io, Davide, Fabio che streamiamo, per dire, domani streama Davide, domenica streama Fabio, ieri abbiamo streamato io e Davide. Andateci, comunque sia, non vi costa nulla. E niente ragazzi, ci troviamo noi prossima settimana, prossima live. Vediamo se facciamo una live a tradimento o meno, questo poi lo decideremo in corso d'opera. Domenica esce un video, sì, vediamo, perché questa settimana abbiamo una marea di PC. Non è escluso che faremo una live al posto del video inizio settimana, quindi tenetevi pronti nel caso. Per quanto riguarda i benchmark, non li possiamo fare perché dovremmo comunque sia aggiornare i driver e tutto quanto per metterlo, e quindi non lo possiamo fare in live, quello giusto se lo registriamo. C'è un canale, il video dove assemblate il PC con cui fare streaming dal negozio? No, dove c'è manutenzione sì, però abbiamo fatto manutenzione, abbiamo fatto upgrade del processore e l'impianto a liquido. Allora grazie intanto Brusco che si è abbonato, ci mancano 3 sub per la nuova emoticon che doneremo una a Maria e una a Dante, che è il nostro, la loggia del cinghiale, che vi ha regalato veramente 40 abbonamenti fino adesso. Quindi domanda al volo, com'è un Ryzen 3 1200? Vecchio, 1200 vecchio. Lo compri una cosa che già non va più bene. Bene ragazzi, alla ciao prossima, a ciao a tutti, fate bravi, buona domenica. Domenica esce il video ovviamente. Un bacio a tutti, salutiamo a tutti i ragazzi di Twitch.